essere qui con noi. Questa sera presenteremo il sistema informativo territoriale della città di Riccia. Abbiamo pensato l'appuntamento di oggi modulato su due parti: il primo appunto dedicato alla presentazione del SIT e la seconda parte invece, come avete visto anche attraverso i nostri manifesti, sarà dedicata ad un convegno che tratterà diversi argomenti. Lo faremo anche con relatori che riteniamo estremamente autorevoli. Grazie anche non soltanto perché avete scelto di venire qui e essere con noi con questa giornata particolarmente uggiosa, visto anche l'orario del pomeriggio. Volevo ringraziare anche il Collegio dei Geometri, con il quale siamo riusciti anche a trovare una collaborazione, per tanti geometri presenti potranno anche acquisire informativi al sito della giornata. Ringrazio poi ovviamente i relatori intervenuti, poi cercherò di presentarvi con maggior dettaglio l'architetto Pistolesi, l'architetto Scarpolini. Oggi aspettavamo anche l'assessore all'urbanistica Massimiliano Valeriani, il quale è stato coinvolto dal presidente Zingaretti nella inaugurazione di una nuova struttura riqualificata dell'area presso Torre Magra, e si è fatto sostituire in maniera estremamente autorevole, perché abbiamo qui con noi la direttore, credo che si dica così, la direttore della direzione generale della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica della Regione Lazio, e quindi siamo autorevolmente accompagnati quest'oggi. Il SIT in realtà mi fa particolarmente piacere poterlo presentare, perché tra l'altro era uno degli elementi qualificanti anche del programma dell'amministrazione attuato il mandato già partendo dal 2016. Di cosa si tratta? È sostanzialmente uno strumento cartografico attraverso il quale possiamo ottenere, rispetto a un determinato punto del territorio, tutta una serie di informazioni. Informazioni che derivano da banche dati georeferenziali. Quello che abbiamo prodotto e abbiamo messo oggi a disposizione dei cittadini e anche e soprattutto dei tecnici è un SIT che contiene tutte le informazioni utili soprattutto dal punto di vista urbanistico edilizio, il regolatore, l'incolistica di varia natura, il PAE, il PR, e poi vedremo anche più dettagliatamente come è stato creato grazie a Paolo Caciolo, che rappresenta la nuova informatica, che è la società che ha aiutato il comune, gli uffici del comune, che ringrazio anche per il lavoro svolto ai fini dell'implementazione del SIT, ha aiutato, quindi ci mostrerà esattamente come ha elaborato poi tutta la cartografia e il tipo di risultato che avremo poi sul web, e quindi le modalità con cui potremo consultarlo. Ovviamente quello che andiamo a presentare è un primo passo, perché poi questo strumento potrà essere implementato in varie maniere con altri piani. Qualche tempo fa ci siamo trattenuti con l'architetto Renzi, per esempio, sulla mappatura del barriere architettonico. Sicuramente quella mappatura potrà essere implementata sul SIT, ma anche il piano dei servizi o dei sottoservizi, come anche altri tipi di piani, ad esempio quello di gestione forestale, che è già pronto, il Consiglio Comunale ha approvato, quindi lo implementeremo a breve, il piano di protezione civile, lo implementeremo a breve, altri verranno implementati in futuro, a partire dal topomastico, autostradario, qualsiasi informazione, qualsiasi banca dati potrà trovare collocazione in maniera puntuale all'interno di questo sistema, e quindi in relazione a un determinato luogo avremo tantissime informazioni che potranno essere
utili innanzitutto a chi esercita la libera professione ed è un tecnico, ma a qualsiasi cittadino per sapere e conoscere di più del proprio territorio. Non ultimo, sarà utile anche agli uffici comunali per diciamo, destinare in maniera più opportuna i servizi. Pensate cosa anche attraverso tutte le informazioni raccolte dall'anagrafe, dall'ufficio statistica, una volta implementate in questo sistema, potranno permettere all'ente stesso di favorire l'erogazione di servizi in maniera sicuramente più puntuale. Quindi questo è sicuramente uno degli elementi più importanti di questa novità. Rappresentate la tecnologia, sappiamo che sono passaggi ormai inevitabili. Io dal punto di vista personale, diciamo, il mio lavoro già mi ha portato a conoscere i vantaggi di questa, della telematica e dell'informatizzazione in generale, perché essendo avvocato utilizzo già un sistema che mi permette di lavorare con il processo telematico. All'inizio è spiazzante, ma dopodiché difficilmente si può rinunciare per quanto è comodo sostanzialmente. E ovviamente questa tecnologia e questa informatizzazione risponde innanzitutto a esigenze fissate dal codice dell'amministrazione digitale, poi le varie circolari dell'AGI, e a questo proposito il professor Lesi sicuramente avrà molto da dirci, ma rappresenta anche lo strumento attraverso il quale viene data trasparenza a tutta l'attività urbanistica edilizia dell'ente. E quindi anche da questo punto di vista si riesce a, diciamo, dare a tutta la comunità del nostro territorio delle informazioni che altrimenti non avrebbero, se non attraverso l'accesso agli uffici, che alcune volte può essere anche complicato per distanza o per orari di apertura dell'ufficio stesso. Invece questo sistema già oggi permetterà ad esempio al cittadino di poter verificare la destinazione urbanistica del proprio terreno attraverso il web. Ovviamente tutto questo sistema è stato messo a disposizione, viene messo a disposizione in via sperimentale, anzi ci si aspetta che i cittadini e i professionisti indichino quelle che possono essere delle discrasie o comunque degli elementi che devono essere sistemati, aggiustati, che magari non corrispondono alla realtà attuale, ma dopodiché, dopo un periodo di sperimentazione che abbiamo immaginato di 6 mesi, potrà essere approvato dal Consiglio Comunale e diventare lo strumento ufficiale del Comune di Ariccia. A questo punto io credo che non ci resta che andare a vedere in concreto che cosa si tratta e come funziona. E proprio per questo motivo lascio la parola a Paolo Caciolo di Nuova Informatica. Grazie. Buonasera a tutti, sono Paolo Caciolo e sono responsabile della Nuova Informatica. Sin dal 1990 ci occupiamo di informatica, mi occupo di informatica e soprattutto nella realizzazione di sistemi informativi territoriali. Era un qualcosa, il primo sistema informativo territoriale l'abbiamo realizzato circa 25 anni fa, era un qualcosa allora di avveniristico, impensabile, la possibilità di vedere tutta la cartografia all'interno del computer, poter stampare il certificato di destinazione urbanistica semplicemente cliccando, facendo pochi clic al computer. Oggi siamo qui a presentare un ulteriore, diciamo, livello di innovazione rispetto a quel discorso di molti anni fa, cioè tutto quello che prima veniva svolto all'interno dell'ufficio tecnico, quindi dei computer, dei server dell'ufficio tecnico, oggi è stato possibile pubblicarlo online. Quindi tutti questi strumenti che prima erano, diciamo, esclusivo retaggio dell'amministrazione, del tecnico, dell'ufficio tecnico che utilizzava appunto per gestire, amministrare, realizzare la certificazione, eccetera, oggi è possibile consultarli online da parte
dei cittadini che vogliono magari conoscere la destinazione urbanistica del proprio terreno, o se c'è un vincolo particolare sopra, oppure di professionisti che devono preparare un progetto e hanno necessità di diciamo, avere della cartografia aggiornata con vari livelli diciamo, di intervento, quindi piano regolatore, piuttosto che vincolistica sovrastrutturale, eccetera. Quindi tutti questi dati, tutte queste informazioni sono oggi disponibili su un portale online e si possono diciamo, consultare. È chiaro che per ovvi motivi ci saranno delle informazioni che sono libere, che quindi tutti possono consultare anche diciamo, liberamente entrando in questo sistema, poi vedremo, ci sono invece delle informazioni che necessitano di credenziali specifiche e sono ad uso dell'ufficio tecnico per diciamo, le necessità di gestione dell'ufficio e per la compilazione del certificato di destinazione turistica. Il sistema informativo per realizzare questo sistema informativo territoriale, innanzitutto ringrazio con l'occasione per ringraziare non solo l'amministrazione che ha creduto in questa diciamo, possibilità di digitalizzazione, ma anche diciamo, l'ufficio tecnico e tutte le persone che ci hanno aiutato collaborando con, con il loro diciamo, supporto a creare questo sistema. Il sistema si basa sul piano regolatore del 75 del Comune di Areccia, quindi sono state prese queste tavole, sono state diciamo, informatizzate con opportuni diciamo, procedimenti, sono state riportate su un sistema di coordinate MPSG 25833, che è poi il sistema che di base della georeferenziazione che utilizza la Regione Lazio per tutte le, diciamo, le cartografie e che è possibile scaricare dagli open data della Regione Lazio. Abbiamo preso quello l'ultimo che era diciamo, disponibile e su questa base è stato calato il piano regolatore, è stata poi aggiunta la base cartografica cadastrale con i relativi dati censuali che sono stati rilevati dal SISTER attraverso i file scaricabili da parte dell'ente, diciamo così, file in formato nativo CXF che sono anch'essi poi stati riportati nel sistema di coordinate per poter idoneo per poter essere sovrapposti poi al piano regolatore. E, per quanto riguarda poi, è chiaro che durante queste operazioni, essendo diciamo, il nostro modo di lavorare orientato alla qualità massima, noi siamo un'azienda certificata ISO 9001 sia nella tecnologia dell'informazione che nei servizi e nella formazione, quindi nel redigere queste operazioni, per effettuare queste operazioni sono stati eseguiti tutta una serie di processi, diciamo così, di audit, di report che hanno cercato di evidenziare laddove sono state riscontrate delle piccole discrasie tra le varie cartografie, tra le varie documentazioni che ci sono state fornite. Tutte queste piccole discrasie o diciamo interpretazioni da valutare sono state sottoposte all'attenzione degli uffici e quindi diciamo che si è venuti insieme a determinare diciamo, quella che poteva essere la migliore condizione possibile interpretativa nella trasposizione dal cartaceo al digitale. È chiaro che però tutto questo diciamo, è comunque, come diceva prima l'assessore, sarà comunque oggetto in questo periodo di circa 6 mesi di eventuali segnalazioni da parte di voi tecnici che comincerete ad utilizzarlo, ma anche da parte diciamo, dell'ufficio stesso che durante la redazione dei certificati potrebbe accorgersi di eventuali piccole anomalie grafiche, discrasie eccetera, che verranno prontamente sistemate. Una volta creata questa base diciamo, cartografica si è proceduti alla configurazione di un database diciamo, abbiamo collegato a questo geodatabase tutte le informazioni relative alla vincolistica, alle norme, tecniche di attuazione, tutto quello che insomma deve interagire a livello di database con la cartografia, perché poi alla fine in sintesi quello che noi abbiamo realizzato, il sistema informativo territoriale, altro non è che il collegamento di una base cartografica a delle informazioni alfanumeriche. In questo caso siamo partiti con il discorso dell'urbanistica, quindi abbiamo applicato questo concetto
piano regolatore, allo studio urbanistico, eccetera, in futuro chiaramente tutto questo si potrà applicare ad altre tematiche. Quindi diciamo che questo rappresenta, come diceva prima l'assessore, il primo passo verso la digitalizzazione della, diciamo, dell'aspetto cartografico e del territorio del vostro ente. Sicuramente si potranno affrontare poi ulteriori passi, per esempio nell'ambito della topografia, nell'ambito della toponomastica e numerazione civica, nell'ambito della georeferenziazione dell'anagrafe, per esempio, che potrebbe dare all'ente la possibilità di sapere non solo come è composta la propria diciamo cittadinanza, ma dove essa è dislocata, quindi sapere per fasce di età dove si trovano i bambini sul territorio, per poter per esempio organizzare meglio il percorso dei pulmini, o sapere dove si trovano le persone al di sopra di una certa fascia di età per poter organizzare dei servizi sociali correlati. Insomma, quindi collegare le informazioni che fino ad oggi sono, diciamo, di tipo solamente alfanumerico a una geolocalizzazione sul territorio. Questo è un po', diciamo, il tema che vuole portare avanti il sistema informativo territoriale. Credo che a questo punto forse la cosa migliore sia vederne, diciamo, alcuni esempi, così possiamo renderci conto meglio di che cosa stiamo parlando. Sì, certo. Allora, si parte dal sito del Comune di Ariccia, nella sezione qui a sinistra dove ci sono, dove c'è il menu, e per il momento è stato posizionato su questa parte dell'essere cittadino, in cui ci sono una serie di informazioni, e a te è stato messo questo, il link per il sistema informativo territoriale. Quindi è possibile arrivare da questo link. Poi chiaramente, diciamo, sarà una volta che sarà diventato operativo, approvato, eccetera, eccetera, verrà messo anche proprio tra i servizi online, quindi nella parte anche tecnica, diciamo così. E eccoci qui. La videata che ci compare ci dà già subito una serie di informazioni, ci dice che ci sono appunto delle informazioni generali sull'utilizzo del sistema, quindi ci spiega come è organizzato, che cosa, come si consulta, quindi ci dà, diciamo, dei brevi cenni in proposito. Poi ci dà un'altra informazione relativa ai livelli consultabili, quindi i tematismi consultabili chiaramente rappresentati, diciamo, per macro categorie, quindi il piano regolatore con la zonizzazione, piani particolareggiati, piani di riutilizzazione, eccetera, eccetera, microzonizzazione sismica, i vari vincoli, TPR, ENAC, PAI, idrogeologico, eccetera. Questo è. Poi abbiamo anche la possibilità di vedere una guida all'uso, che consiglio, diciamo, soprattutto ai tecnici di scaricarsi e consultare, in cui vengono, diciamo, ci sono, diciamo, degli esempi su come effettuare queste consultazioni. E a questo punto, ecco, come accennavamo prima, c'è la possibilità di entrare nel sistema come diciamo, una consultazione libera che possono fare tutti, ed è questa. A questo punto possiamo sia cliccare su una zona del territorio che ci interessa, il sistema si posizionerà subito su quella zona, oppure andarci, se noi vogliamo andare su un particolare numero di mappari, scegliere i mappari, scegliere un valore, quindi foglio 10, mappare 10 in questo caso, premere su cerca, e il sistema ci farà vedere la scheda che è dalla base di questo, diciamo, foglio 10, mappare 10. Possiamo ulteriormente avere un dettaglio sulla scheda, in questo caso l'informazione minima che ci dà è quella della superficie, possiamo andare in mappa e il sistema collega quello che è, diciamo, il database alla cartografia, evidenziando la particella di cui stavamo parlando. Eccola qui. Sulla sinistra abbiamo una leggenda sempre visibile con tutti i livelli che possono essere accesi o spenti, chiaramente togliendo il flag in corrispondenza del livello. Quindi qui abbiamo per il piano regolatore generale le varie zonizzazioni, mappare per quanto riguarda la cartografia cadastrale, mappare, diciamo così come è
suddiviso il file nativo catastale, poi abbiamo ancora le visualizzazioni, poi abbiamo i vincoli, le fasce di rispetto, abbiamo i piani particolareggiati, in questo caso il storico, eccetera, eccetera, i piani di lottizzazione, i piani di zona, i piani territoriali e così via, fino ad arrivare poi ad altra ulteriore tipologistica, la microzonizzazione sismica, il PTPR, la mappa del volo ENA, perché il nostro territorio è diciamo, interessato anche dal vincolo ENA, piano di assetto idrogeologico, vincolo idrogeologico e così via. Quindi questo è, diciamo, queste sono state tutte i tematismi che sono stati diciamo, informatizzati. Chiaramente, qualora dovessero intervenire ulteriori diciamo, vincoli, ulteriori tematismi da inserire, è possibile, andando ad aggiungere su questa lista, quello che diciamo, l'ente deciderà di implementare al di sopra di questa base, che oggi rappresenta, come ripeto, il piano regolatore e lo strumento urbanistico e tutta la urbanistica di base, quello che praticamente serve per redigere un certificato di destinazione urbanistica. Se vogliamo ulteriori informazioni, in questo caso abbiamo qui tutta una, diciamo, una serie di tool che possono dare, diciamo, ci danno la possibilità di fare varie funzioni, tipo misurare aree, misurare zone, se devo misurare. Una, diciamo, se devo prendere una misura direttamente in mappa, se devo fare un ingrandimento, una riduzione della zona, e poi altre informazioni. Questo, diciamo, premendo la I di informazioni, posso anche andare chiaramente non solo sulla particella che avevo evidenziato, ma anche su un'altra particella, e il sistema andrà ad interrogare il database e mi darà tutte queste informazioni interessate. In questo caso norme vincoli, mi dice che è interessato da zone stabili, eccetera, eccetera, zona E3, interessato dall'articolo 41 del PTPR tavola B, interessato dall'articolo 8 e così via. E poi le informazioni catastali che vedevamo prima. Chiaramente in questo caso ci siamo limitati al minimo che era possibile dare, cioè solo la superficie. Diverso è quando invece entriamo nel sistema dal punto di vista lato ente, diciamo così. In questo caso apparentemente sembra lo stesso ambiente, in realtà sono state abilitate tutta una serie di funzioni ad uso diciamo interno e possiamo vedere quindi per esempio che è comparsa questa scritta che è verifica edificabilità dei luoghi, che sarebbe appunto la preparazione del certificato di destinazione urbanistica. Ci andiamo sopra, anche stavolta per esempio facciamo lo stesso foglio, ma stavolta ne aggiungiamo qualcuno in più, perché potrei avere necessità di fare un certificato su più fogli. Zona E3 del piano regolatore, zona agricola speciale,
brigate in zona, eccetera, eccetera, è interessato dal vincolo ENAC, porzioni di territorio con limite di altezza pari a 15 metri e così via, adesso senza stare a leggere nel dettaglio tutte le righe. Normativa di riferimento quindi viene riportata per tutti gli articoli che sono stati citati nel certificato, viene riportata la relativa normativa. Chiaramente si è preso un po' diciamo, la bozza del certificato attuale, diciamo così. Ecco, a questo punto possiamo andare, potremmo aver terminato le nostre operazioni, possiamo andare a vedere in maniera cartografica questi dati. Schiacciato su mappa. Ed ecco che il sistema ci porta dalla parte, diciamo così, alfanumerica, analitica, ci porta nella parte cartografica. Automaticamente non abbiamo dovuto fare nulla, abbiamo solo detto che vogliamo vedere in mappa queste informazioni che prima erano alfanumeriche, diciamo così. Eccoci sulla particella in esame. Un'altra cosa che possiamo fare adesso, oltre quell'informazione che abbiamo visto prima dal punto di vista, quindi torniamo all'evidenziazione della parte urbanistica, questa volta però abbiamo anche nella parte catastale la possibilità di fare una vera e propria misura catastale. Eccoci qua. Non ingrandisco perché chiaramente ci sono magari dati sensibili. Questi non sono altro che i dati che il sistema ha tratto direttamente dai file prelevati dal catasto. Quindi quando noi abbiamo, quando il comune ha prelevato i file CSF del catasto dal sistema, ha prelevato contemporaneamente nello stesso giorno anche i dati censuali. Quindi dati censuali e file cartografici viaggiano insieme, tutte le informazioni che sono legate ai file cartografici rilevate da quella certa data sono, diciamo, interrogabili come se fosse una normale misura sistema. È chiaro che tutto questo poi andrà bimestralmente, trimestralmente, semestralmente aggiornato, per cui il comune avrà sempre, l'ente potrà avere sempre le informazioni, diciamo, aggiornate, e quindi se sta facendo, ipotizziamo, una verifica urbanistica perché deve rilasciare su questa particella, ha la possibilità immediata di avere tutte le informazioni che servono sia dal punto di vista urbanistico sia dal punto di vista catastale. Qualora avesse bisogno di ulteriori informazioni, queste ci vengono date da questi altri supporti che sono a disposizione del sistema attraverso le API, cioè attraverso, diciamo, il meccanismo informatico. È possibile, abbiamo collegato la cartografia del comune a Google, quindi alle macchine satellitari. Chiaramente, torno a dire sempre, la DSL in questi casi la fa, determina, diciamo così, con il traffico che in questo momento è sulla banda, determina l'immediatezza della risposta. Eccoci qua. Quindi a tutto quello che avevamo prima, quindi la base cartografica del piano regolatore, la base catastale, la CPR, eccetera, è stato aggiunto questo ulteriore layer che deriva esattamente dal Google Maps, che in questo momento è in funzione. Teniamo presente che Google Maps viene diciamo, aggiornato soprattutto nei comuni più grandi anche annualmente, quindi il comune ha la possibilità di vedere, diciamo, di avere dotazione rispetto alle sue cartografie questa immagine satellitare, e quindi diciamo credo che sia utilissima dal punto di vista poi del controllo del territorio, delle indagini sul territorio. Un'altra cosa che è possibile attivare togliendo Google Maps è il layer del WMS del catasto. Il catasto, qui parlo insomma professionisti che lo conosco benissimo, il catasto ha messo a disposizione un layer che sarebbero dei UMS, che altro non è che diciamo la digitalizzazione dei fogli catastali, che viene però aggiornata anche continuamente perché diciamo collegata a tutto il sistema catastale. Quindi qualora io non disponessi di informazioni catastali aggiornate, posso attivare il layer UMS e avere il layer del catasto visibile sotto.
Chiaramente non è un layer modificabile, è un layer solo consultabile da un punto di vista così visivo. Faccio notare anche, come dire, la relativa, come dire, tolleranza che c'è tra il catasto digitalizzato, quello importato, e il catasto del WMS, per far capire che effettivamente, come vedete, le discrasie sono minime, sono leggerissime, forse date più da un discorso di pixel. Vedete che a un livello di zoom maggiore scompare, ma più, diciamo, è più rappresentato dalla differenza di pixel del monitor che non dalla effettiva distanza tra le due linee, tra il catasto digitale importato dal CXF del catasto e il layer del WMS del catasto. Come ripeto, anche questo, diciamo, è un dato che ci fa capire anche la precisione, diciamo così, di questi sistemi. Chiedo, non so se come siamo con il tempo, io posso continuare ancora. Ecco, sì, prego. Se ci sono interventi, domande, richieste. Ok, passo allora. No, a questo punto, visto che non ci sono domande o curiosità, quindi mi sembra tutto abbastanza chiaro, passo la parola all'architetto Menti, che come dicevo all'inizio dell'evento, è la direttora della direzione generale della pianificazione territoriale urbanistica e paesistica. E ringrazio di essere qui con noi, insomma, perché gli impegni che ha in regione. Grazie a voi, grazie a voi di averci invitato, soprattutto di averci invitato la regione. Io ricordo i saluti dell'assessore, che diceva prima, l'assessore non ha potuto intervenire perché aveva purtroppo un impegno a convocare all'ultimo momento dal governo di Greta. Vi ringrazio soprattutto per un motivo, perché la regione Lazio ha gestito e sta investendo molto, perché uno delle è proprio l'innovazione tecnologica, l'innovazione tecnologica che passa sia per sistemi innovativi ma anche per l'ordinaria amministrazione. In particolare proprio ieri è stato inaugurato il nuovo data center della Regione Lazio, che è costato 25 milioni di euro, quindi è davvero un investimento importantissimo. E che però ne farà risparmiare altrettanto, perché farà risparmiare il milione e mezzo l'anno, quindi insomma, diciamo, un investimento che sicuramente porterà benefici a livello economico, ma soprattutto, ripeto, è uno degli obiettivi di programmazione che si è posta la regione. All'interno del database, voi, scusate, del data center, voi vi chiederete quale sarà il rapporto poi tra la regione e i comuni, ma uno degli obiettivi è proprio il coordinamento tra le amministrazioni pubbliche. Come voi sapete, c'è il codice dell'informatizzazione, ormai tutte le pubbliche amministrazioni devono provvedere all'informatizzazione. All'interno del nostro data center ci sarà proprio una parte dedicata al coordinamento e sarà il terminale di tutti gli atti amministrativi che vanno dallo Stato centrale agli atti locali. Una buona parte del data center sarà dedicata proprio al territorio. E qui abbiamo un'altra, diciamo, parentesi, perché la direzione che io dirigo ha al proprio interno un'area dedicata proprio al sistema informativo territoriali, da anni ormai lavora su questo aspetto. Anche qui la Regione Lazio ha deciso negli ultimi anni di investire sia in beni strumentali che in risorse umane, quindi diciamo che stiamo ampliando quello che
già da moltissimi anni era stato spostato. Oggi abbiamo ormai inaugurato l'era degli open data, abbiamo inaugurato il nostro sistema informativo che è disponibile, abbiamo delle nuove documentazioni tipo la cartografia aggiornata al 2014, che se voi accedete a una cartografia non ricca di informazioni, ma di più, anzi diciamo quasi spaventa tutte le informazioni che ci sono all'interno. Abbiamo aggiornato anche la carta dell'uso del suolo e quindi diciamo abbiamo tantissime informazioni che stiamo portando avanti. Perché dicevo stiamo investendo sia sulle risorse umane che strumentali, dopo tantissimi anni, ormai dopo quasi 15 anni, dove non c'è un cambio di risorse umane sia a livello di funzione ma anche anche generazionale. La Regione Lazio ha fatto i concorsi, io sono molto contenta perché abbiamo predisposto i concorsi per la prima volta, forse una pubblica amministrazione ha avuto il coraggio di fare dei concorsi altamente specialistici. Abbiamo fatto un concorso proprio per gli ingegneri informatici che si dovranno dedicare a questo, il concorso è stato espletato, finalmente io ho per la prima volta un dirigente che è presente in sala e che ringrazio di essere venuto, specializzato in questa materia, quindi che gestirà l'area anche considerando tutti i problemi veri informatici che possono avere i comuni e quindi avrà un rapporto abbastanza stretto con gli enti locali e quindi dicevo investimento anche in questo senso, di cambio generazionale. Finalmente area nuova e gestione nuova di strutture che forse non sono poi così facili, ma immediate. Chiudo semplicemente dicendo questo, tutto funziona se c'è collaborazione. Qualsiasi sistema informatico o informativo territoriale non è un sistema statico, non è un sistema scolpito nella pietra, perché se noi partiamo da questo presupposto non andiamo da nessuna parte, deve essere un sistema dinamico e deve essere un sistema in mano agli utilizzatori, che possono essere cittadini come possono essere tecnici, professionisti e quant'altro. Questo lo dico perché vi faccio un esempio. Io dal 1 gennaio 2019 avevo ormai informatizzato tutte le pratiche sia di autorizzazione paesaggistica 1867, di rilascio dei pareri che c'erano nella mia direzione. Sono stata ben consigliata di sperimentare prima di aprirlo al pubblico questo sistema e mi sono accorta che probabilmente per gli addetti ai lavori era abbastanza semplice, non lo era per i cittadini, quindi insieme alle amministrazioni locali abbiamo fatto dei corsi di formazione, l'abbiamo implementato e siamo arrivati oggi ad avere un sistema diciamo molto più semplice e accessibile a tutti, sia a livello ai professionisti ma anche ai cittadini. A giorni dovrebbe essere pubblico e quindi dovremo dal 1 gennaio 2020 questa volta veramente partire. Perché dicevo deve essere, i sistemi devono essere aperti e dinamici? Perché le vere informazioni, noi abbiamo tantissime banche dati. Le banche dati però oggi sono in continua evoluzione e possono essere utili solo se noi abbiamo un feedback di quello che abbiamo messo sopra, che possono solo dare i diretti interessati. Questo serve anche a garantire la trasparenza, perché se tutto è accessibile, intendo tutto quello che sia possibile, ovviamente rispetto delle leggi della privacy e quant'altro, questo ci mancherebbe, però sicuramente tutto è più trasparente e gestibile. Quindi concludo dicendo che sono molto contenta di questa iniziativa. Questa iniziativa deve essere messa a sistema, sono categorica, deve essere messa a sistema con noi, perché è l'unico modo per farla funzionare per tutti, perché lo scambio di informazioni è fondamentale.
però se mi permettete posso fare su una cosa, rifacciamo il piano regolatore, vi prego, perché è molto vecchio, adesso che finalmente abbiamo approvato il DPR, il piano casistico, e che prima o poi pubblicheremo, diciamo poi più che prima, perché stiamo facendo, non scherzato, però stiamo facendo un doppio passaggio con il Ministero, come ci ha chiesto il Consiglio per la prima dell'accordo, quindi proprio i tempi del Ministero sono un po' lunghi, però noi ci stiamo lavorando. Però ecco, veramente, adesso avete il piano che vi imporrà comunque l'adeguamento al piano, però cogliete l'occasione, la Regione vicina ai comuni anche in questo ha rifinanziato nuovamente il capitolo di bilancio per la predisposizione degli strumenti urbanistici, quindi un invito, visto che adesso avete un nuovo strumento informativo, quindi avete tutte le informazioni abbastanza semplici, facciamo un po' piano. Grazie. Grazie, siamo perfettamente d'accordo, questo ente, questo comune ha bisogno di una nuova pianificazione urbanistica, perché poi sappiamo bene, io mi sono trovato a seguire altri suoi interventi in altre occasioni, poi sappiamo che spesso è la ragione per la quale si sviluppa anche l'edificazione spontanea, no? E quindi si perde il controllo totale del territorio. Volevo, credo, prima di passare la parola all'architetto Pistoletti, che ringrazio di nuovo l'architetto Manetti per il suo intervento, volevo lasciare la parola un istante all'architetto Scarpolini, che attualmente è responsabile del settore dei lavori pubblici, sue paesaggistici e urbanistici. Secondo me ha seguito da tutte le altre amministrazioni, perché
guardate, un dato molto preoccupante è il fatto che da statistiche che noi abbiamo fatto fare, il lavoro oggi di un professionista all'80% è riempire moduli, riempire carte, il 20% è il tempo che un professionista normalmente dedica al progetto. Allora noi oggi parliamo tantissimo di rigenerazione urbana, parliamo di qualità dell'architettura, ma se noi vogliamo riportare il progetto al centro delle operazioni che fa un professionista, noi necessariamente dobbiamo far sì che questi termini si invertano. È giusto dedicare il 20% alla parte burocratica delle pratiche, però è necessario che noi dedichiamo l'80% del nostro tempo al progetto, perché da questo scaturisce una buona qualità dell'architettura. È anche vero che noi molte volte ci confrontiamo, lo diceva l'architetto Manetti, specialmente nei nostri paesi della provincia, con piani regolatori ormai inapplicabili, piani regolatori che sono nati nel momento in cui c'era uno sviluppo edilizio importante. Oggi noi parliamo di rigenerazione, parliamo di consumo di suolo zero. Allora, se noi vogliamo andare in questa direzione e far sì che il nostro patrimonio edilizio diventi efficiente dal punto di vista energetico, ma diventi efficiente anche dal punto di vista sismico, ecco, il percorso che dobbiamo fare, lo dobbiamo fare in questa direzione, chiaramente. Allora, nei termini del mio intervento che mi era stato richiesto, chiaramente io devo parlare di semplificazione edilizia e capire che cosa si sta facendo a livello nazionale per far sì che quello che io detto si possa realizzare. Fino adesso è stata un'utopia, sembra che in questo momento ci siano le condizioni adatte perché questo si realizzi. Guardate, un passaggio importante è stato fatto dall'attuale governo ripristinando il Ministero dell'Innovazione Tecnologica, un ministero che erano 13 anni che non veniva più fatto nei vari consigli dei ministri. Oggi abbiamo un ministro che si occupa di innovazione tecnologica ed è fondamentale perché guardate che la nostra azione deve passare necessariamente per ed avere un ministro capace, perché viene da un'esperienza fatta nell'informatizzazione del comune di Torino, io l'ho conosciuta a suo tempo in quella veste, ecco, è importante che ci sia un governo sensibile a quello che noi oggi proporremo. E quindi vi faccio, ho portato delle slide per far capire che cosa si sta facendo a livello nazionale nella semplificazione. Noi abbiamo cominciato a collaborare con il governo, con le amministrazioni governative dal 1915, perché chiaramente il sistema ordinistico lamentava il fatto di avere delle norme di semplificazione che quando poi venivano calate effettivamente come norma di legge, invece di essere una semplificazione diventavano una complicazione, un'incertezza normativa. E quindi abbiamo detto, ma se noi cominciassimo a fare le leggi insieme, ossia sentendoci a tavolo la pubblica amministrazione, i professionisti, ma tutti gli enti che devono poi collaborare alla cosa, forse quella legge uscirà meglio, perché chi meglio di noi sa le ricadute di questa cosa. E quindi lavorammo a un'agenda di semplificazione 2015-2017. La chiamiamo agenda perché a ogni driver, a ogni obiettivo, legavamo un tempo preciso e una verifica che quei tempi poi venissero rispettati. L'agenda di semplificazione la trovate su qualsiasi sito internet. Vediamo che cosa succede in edilizia. Perché il governo diventa sensibile all'azione dei professionisti e dice va bene, vogliamo la vostra partecipazione? Perché un'inchiesta che fa
fa fare il Ministero, anzi la fa il doing business della Banca Mondiale, colloca l'Italia al 112° posto della graduatoria mondiale. Questa graduatoria sta a significare l'interesse che un investitore estero ha ad investire in Italia. Quindi noi abbiamo l'ottavo, il settimo paese più industrializzato del mondo e abbiamo l'Italia al 112° posto per l'interesse di un investitore straniero ad venire ad investire in Italia. Ma perché questo? Perché chiaramente l'investitore estero in Italia non ha certezze nei tempi, non ha certezze di risultati. E quindi da questo parte il problema, chiaramente sono i tempi lunghi, un numero eccessivo di amministrazioni coinvolte in un processo, la differenziazione delle procedure tra un comune e un altro e quindi l'incertezza sugli adempimenti. Considerate che la burocrazia, e quando parlo di burocrazia parlo di quella burocrazia stupida, della necessità che il professionista ha ad andare a fare la fila in un ufficio per capire che cosa deve fare. Ecco, questa burocrazia stupida, non quella burocrazia che è necessaria e che serve a salvaguardare il processo, ma la burocrazia stupida costa all'Italia 4,4 miliardi di euro l'anno. Questi sono dati fatti da un'indagine ministeriale, non da noi. E quindi voi pensate, se noi riuscissimo soltanto a dimezzare questa burocrazia, avremmo risparmiato 2,2 miliardi di euro l'anno. Pensate cosa si potrebbe fare con questa cosa. Allora, quali sono stati i driver che sono stati individuati per fare una semplificazione reale? Sono sei obiettivi, sei gol, come li chiamerebbe l'Europa. Modelli unici semplificati di istruzioni standardizzate, l'operatività dello sportello unico per l'edilizia per ridurre i tempi di adempimenti, la semplificazione dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di edilità, la verifica delle misure già adottate in edilizia e semplificazione delle procedure preliminari, la pianificazione delle procedure edilizie online e il regolamento edilizio unico. Stavamo nel 2015, i tempi che ci eravamo dati erano 2015-2017. Come potete vedere, molti di questi punti, di questi obiettivi sono stati raggiunti. Su alcuni bisognerà lavorarci, ad esempio sul regolamento edilizio unico. Stiamo lavorando in questo momento su un tavolo che la Regione ha voluto istituire proprio per far sì che poi questo regolamento edilizio tipo diventi veramente facile da realizzarsi per i comuni. Sono stati implementati nel 99% dei comuni italiani ormai i modelli unici semplificati per l'edilizia. L'operatività dello sportello unico per l'edilizia rimane un problema e su questo dovremo lavorare tutti, dovremo lavorare noi professionisti, ma devono lavorare con noi anche i tecnici che stanno dall'altra parte della scrivania, perché quello è il vero volo di bottiglia. La semplificazione dell'autorizzazione paesaggistica l'abbiamo fatta, la verifica delle misure già adottate in edilizia l'abbiamo fatta e stiamo lavorando al nuovo testo unico per l'edilizia di cui vi parlerò fra poco. La pianificazione delle procedure edilizie online stiamo tentando di farla. C'è stata una proposta a livello nazionale che viene da due regioni, la regione Piemonte e la regione Emilia-Romagna. Tutte e due le regioni sono le regioni che per prima sono partite a livello regionale con l'informatizzazione generale delle procedure di edilizia. Hanno proposto al Ministero di mettere a disposizione le loro piattaforme per essere usate a livello nazionale, praticamente senza pretendere costi, Hanno fatto uno sforzo, lo mettono a disposizione. L'autorità per la concorrenza ha mosso qualche obiezione dicendo che molte imprese private stavano
realizzando delle piattaforme informatiche per il front office e per il back office, e quindi non volendo vanificare gli sforzi economici che queste aziende avevano fatto, stanno trovando soluzioni alternative. Ad esempio, nella mobilistica unificata è stato adottato il sistema dei file XML, che sono dei file autocompilativi, e quindi questo consente a qualsiasi professionista di usare la piattaforma di front office che preferisce, e all'amministrazione a sua volta di usare la piattaforma di back office che preferisce, perché i file sono autocompilativi. L'assessore, che è un avvocato, prima parlava del processo di civile telematico, è stato usato lo stesso standard per l'edilizia. Quindi a che punto siamo con l'agenda? L'ho già accennato. Un altro tema fondamentale che non era trattato nei punti che vi avevo detto, ma che su cui ci siamo battuti moltissimo, è la nuova conferenza di servizi, entrata in vigore il 28 luglio del 2016. Allora, io mi piacerebbe fare una domanda a questa, ai colleghi che stanno in questa sala, per sapere quanti di loro hanno visto oggi per una loro pratica adottata i sistemi della nuova conferenza di servizi. Guardate che la nuova conferenza di servizi è legge, non è che stiamo parlando di una norma che verrà, è una norma che lo sportello unico per l'edilizia deve adottare. E guardate che ci sono tempi molto stretti, molto serrati per questa conferenza di servizi. Si decide al massimo in 45 giorni, 90 giorni quando sono coinvolte le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini. Se ci sono queste amministrazioni coinvolte, i tempi si raddoppiano e quindi diventano 90 giorni, ma se non sono coinvolte queste, i tempi sono 30 giorni per l'amministrazione per rispondere alla richiesta che fa lo sportello unico per l'edilizia. Attenzione, è stata introdotta un'altra norma innovativa. Fino ad oggi noi avevamo sentito parlare di silenzio assenso, ovvero sia delle amministrazioni che non riescono in tempo a dare un parere, e quindi a quel punto parte la procedura di silenzio assenso. In questo caso è stato introdotto un concetto nuovo, che è quello del silenzio provvedimentale, ovvero sia le amministrazioni provvedono stando zitte, quando non hanno niente da dire non devono far altro che tacere, e dopo i 30 giorni nulla osta si ritiene acquisito. Ecco, questa è stata un'ulteriore norma che è stata introdotta, però attenzione. Poi chiaramente esiste la conferenza simultanea, ma la conferenza simultanea è riservata soltanto a casi molto particolari, a casi effettivamente importanti. Ma il problema che viene oggi evidenziato è che gli sportelli unici per l'edilizia, nel momento in cui si debbono avere più di un nulla osta, due o più nulla osta, devono trasmettere la pratica entro 5 giorni dal momento in cui la pratica è stata protocollata a tutti gli enti preposti al rilascio del vincolo, e devono farlo in maniera telematica. Quindi questo sta a stabilire che la consegna di una pratica cartacea oggi graverebbe l'amministrazione di un lavoro che è improbo, perché dovrebbe scannerizzare tutta la pratica e trasmetterla a tutti gli enti preposti a livello informatico. Allora tanto vale che la pratica venga ricevuta già direttamente a livello informatico. Quindi 5 giorni di tempo per trasmettere la pratica. Dopodiché l'amministrazione, se è una pratica che non ha quei risvolti che avevamo visto prima, ha 30 giorni per rispondere. Se non risponde, vuol dire che il nulla osta è stato rilasciato. A
quel punto il responsabile dell'ufficio può procedere. Ecco, questa prassi che già è in vigore ormai da 2 anni, la maggior parte dei comuni della nostra regione, della nostra provincia, la disattendono avanzando scuse dicendo non siamo informatizzati a tal punto di poter usare questa procedura, non abbiamo i mezzi, non abbiamo le cose, però a questo punto è necessario che la legge venga rispettata, altrimenti tutti gli sforzi che si stanno facendo per la semplificazione vengono vanificati. Problema degli sportelli unici per l'edilizia. Il Ministero della Semplificazione dà un incarico, anzi la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dà un incarico all'Istat per capire il funzionamento degli sportelli unici per l'edilizia. Primo dato, il 51,7% dei comuni italiani non hanno uno sportello unico per l'edilizia che può definirsi TAC. Faccio presente che lo sportello unico per l'edilizia viene istituito per legge dal DPR dell'80 del 2001. Sono passati 18 anni, il 51,7% dei comuni italiani non hanno uno sportello unico che può definirsi TAC. Chiaramente i successi che si sono avuti con l'agenda di semplificazione 2015-2017 hanno fatto sì che l'agenda è stata prorogata, è stata innovata con l'agenda della semplificazione 2018-2020, che quindi va a insistere su quei punti che ancora avevano delle difficoltà da realizzare. Chiaramente ci si è concentrati sulla misurazione degli oneri burocratici, della verifica dell'efficacia della percezione da parte delle imprese e quindi con una consultazione degli stakeholders che lavorano sulle pratiche edilizie. A fronte di questo comincia un lavoro legislativo molto importante. Il primo lavoro importante che viene fatto a livello legislativo è il glossario dell'attività edilizia libera. Guardate, nel 2001, quando nacque il testo unico per l'edilizia, era un testo, a mio modo di vedere, chiarissimo, nel senso, noi sapevamo perfettamente cosa si andava in permesso di costruire, sapevamo perfettamente che cosa si poteva fare in edilizia libera, comunque se non perfettamente, sapevamo abbastanza bene quello che si poteva fare in edilizia libera, tutto il resto era via. Quindi un impianto di una semplicità unica che non creava problemi. Poi si è voluto semplificare. A valle di un processo di semplificazione durato alcuni anni, noi abbiamo avuto la CIA, la CIA, la CIA, la CIA in sostituzione del permesso di costruire, la DIA che sopravvive in alcuni piani casa, quasi tutti, la DIA in sostituzione del permesso di costruire, il permesso di costruire. Allora io ho fatto un'indagine nei convegni che faccio in tutta Italia su questa materia per chiedere ai miei colleghi che stanno in sala qual è la differenza sostanziale che passa tra una manutenzione straordinaria e una manutenzione ordinaria. Guardate che il confine è talmente labile che tante volte non si riesce a capire bene, quindi ci sono degli errori per cui uno chiede, fa una scia invece doveva fare una scia, oppure fa una scia invece doveva fare un permesso di costruire. Allora, su questo c'è stata una complicazione enorme, ma veramente una complicazione enorme del nostro lavoro, tra parentesi, con il fatto che sempre di più il professionista viene responsabilizzato, ovvero sia nella DIA si faceva una pratica, dopodiché l'amministrazione aveva 30 giorni per controllarla, se entro 30 giorni non ti diceva niente, tu iniziavi il lavoro. Oggi tutto il processo si basa
su accelerazioni che il professionista fa sulla pratica edilizia. E guardate che tante volte il problema è enorme, ma non è tanto enorme, guardate bene, sul fatto di definire il proprio intervento legittimo e quindi ottemperante alle norme vigenti di edilizia e di urbanismo. Il problema è sugli interventi sull'esistente. E voi sapete perfettamente che ormai il 99% del lavoro del professionista è basato sul recupero del patrimonio edilizio esistente. E lì cade l'asino. Lì cade l'asino, perché quando l'amministrazione ti chiede di asseverare che quel fabbricato è legittimo, tu hai fatto tutte le tue verifiche. Hai fatto l'accesso agli atti, hai verificato le concessioni, hai verificato le via, le scia, le scilla, tutto quello che è stato. Poi non vi dico il problema. Voi pensate che a Roma, ad esempio, le concessioni edilizie e i permessi di costruire stanno al nono dipartimento, avete se non al dipartimento. Le scilla, tutte le pratiche edilizie non provvedimentali stanno ai municipi. Ma non solo, i municipi archiviano le pratiche in maniera diversa, alcuni le archiviano sotto il nome del richiedente, alcuni sotto il nome della prima impresa che ha realizzato il manufatto e quant'altro, ed è sufficiente che a un nostro iscritto, a un professionista, sfugga una scia o una scilla che è stata fatta su quell'edificio affinché l'amministrazione possa dire che quel professionista ha dichiarato il falso. Questo è un problema grande che le pubbliche amministrazioni debbono affrontare. Perché guardate, il tema su cui gli ordini professionali, i consigli nazionali si stanno battendo è che va benissimo la sussidiarietà. Ormai sappiamo perfettamente che le amministrazioni senza una forma di sussidiarietà da parte dei professionisti non potrebbero farcela, però la sussidiarietà va bene in un rapporto di do ut des, ovvero sia io entro in sussidiarietà e faccio quello che tu facevi prima rilasciando un titolo edilizio. Però tu, pubblica amministrazione, darmi le certezze su quello su cui io vado a lavorare. Allora, vi anticipo una cosa che stiamo chiedendo fortemente nel nuovo testo unico per l'edilizia, è un certificato di regolarità urbanistico edilizia degli immobili esistenti. Perché questo taglierebbe la testa all'asino, ovvero sia, come esiste per un terreno il certificato di destinazione urbanistica, ne parlavamo poco fa, in cui noi sappiamo quali vincoli ci sono, quali sono le norme tecniche d'attuazione, sappiamo tutto di quel terreno, quando andiamo ad agire su un immobile preesistente, noi immaginiamo di sapere, ma non siamo sicuri veramente di sapere. Allora, se l'amministrazione su richiesta rilasciasse un certificato in cui ci dice questo è il titolo legittimante di quell'immobile e questo è il grafico assentito, i nostri problemi sarebbero risolti alla radice e noi potremmo agire tranquillamente. Stiamo facendo una battaglia con ANCI, chiaramente, che è del tutto contrario a questo nostro modo di vedere, speriamo di tirarla fuori, però chiaramente la sussidiarietà non può essere fatta in senso unico. E quindi abbiamo cominciato a definire per legge, perché abbiamo scoperto che in alcuni comuni un gazebo che non veniva ancorato a terra poteva essere fatto in edilizia libera, in altri comuni chiedevano il permesso di costruire, in altri la scia, cioè non c'era una visione unica su alcune cose. Poi c'erano problemi di definizione, perché gazebo, pensilina, porticato, sono tutte cose diverse che però alcuni comuni interpretano in maniera diversa. Allora abbiamo pensato di fare per legge un glossario dell'edilizia libera. Oggi sappiamo perfettamente che cosa può essere fatto senza la richiesta di nessun titolo edilizio. È chiaro che il passaggio successivo per riportare
almeno a quello che era l'impianto del nuovo testo unico, è il fatto di dire adesso dobbiamo eliminare la Cina, che è stata già eliminata dallo sciatore, dobbiamo eliminare la Cina. Fortunatamente sul tavolo che stava lavorando sulla riscrittura del nuovo testo unico per l'edilizia, su questo principio c'è l'unanimità. Quindi si tornerà all'impianto iniziale, ovvero sia, abbiamo per legge l'edilizia libera, sappiamo che va il permesso di costruire soltanto quegli edifici che aumentano il consumo di suolo di più del 20%, perché ormai tanti piani casa consentono l'incremento del 20%, quindi sarebbe inutile, anche perché loro lo fanno con titoli non provvedimentali, quindi viene riservato al permesso di costruire soltanto quello che va oltre il 20% di consumo di suolo per i fabbricati già esistenti. Tutto il resto è scia, tutto il resto va di scia. Quindi ritorniamo a una chiarezza, e su questo anche tutte le forme incentivanti che lo Stato oggi dà, voi sapete che per esempio nel risparmio energetico o nella ristrutturazione più che nel risparmio energetico, venivano incentivate le opere di manutenzione straordinaria, non venivano incentivate opere di manutenzione ordinaria. Allora uno che ristrutturava casa era costretto tante volte a dire che spostava un tramezzo di 10 cm per rientrare in manutenzione straordinaria, altrimenti non aveva le forme incentivanti. Su questo oggi si sta correggendo molto chiaramente, ma noi dobbiamo ritornare a un impianto molto semplice. Chiaramente su questo giocherà un ruolo molto importante il fatto del regolamento edilizio unico. Questa norma è una norma del 2016, dava il tempo sia alle regioni che ai comuni di fare questi regolamenti edilizi. Quasi nessuna regione è riuscita nei tempi dati ad ottemperare questa norma legislativa. Allora noi, sempre in sussidiarietà, quando dico noi parlo della rete delle professioni tecniche, ha messo a disposizione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, che si sta occupando del regolamento edilizio, una piattaforma che inizialmente era soltanto una piattaforma informativa. Ve la faccio vedere. Allora, questa è la piattaforma. Vedete, potete vederla tranquillamente da casa, regolamentoedilizio.net. Lo mettete su qualsiasi motore di ricerca e vi esce questa piattaforma. Questa piattaforma si basa su quattro elementi essenziali. Il primo, il regolamento edilizio tipo, fa vedere tutta la normativa che sottende al regolamento edilizio, quindi la norma, l'intesa, lo schema di regolamento edilizio tipo, il quadro delle definizioni uniformi, che voi sapete su quello si sta giocando una partita in Italia, e l'allegato B, la raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia di legge. Su qualsiasi punto di questo voi cliccate, scaricate la norma originale, perché tutti i documenti caricati in questa piattaforma sono stati certificati dal Ministero di Infrastrutture e Trasporti. Non esiste su questa piattaforma un documento che non è stato visionato e approvato dal Ministero. Chi attua il regolamento? Quando noi abbiamo cominciato a lavorare col Ministero, due regioni in Italia avevano deliberato per il regolamento edilizio. Oggi soltanto due regioni in Italia non hanno ancora deliberato sul regolamento edilizio. Vuol dire che già il fatto di pubblicizzare questa cosa ha fatto sì che le regioni si
potessero muovere, ma abbiamo messo già anche a disposizione delle regioni uno strumento che consente, in qualsiasi regione io vado, vedete, clicco sopra la regione e mi esce la delibera della giunta regionale, il quadro delle definizioni di forma, che non dovrebbe essere evocato, ma noi sappiamo che qualche regione ha aggiunto o modificato qualche cosa, la raccolta delle disposizioni in materia edilizia e lo schema di regolamento edilizio. In più poi si va sull'attuazione comunale, quindi si clicca sull'attuazione comunale e in base alle province si possono cominciare a scaricare tutti i regolamenti comunali che vengono di volta in volta messi sulla piattaforma. Quindi su un'unica piattaforma nazionale noi abbiamo tutto quello che succede in Italia sul regolamento edilizio. Chiaramente questa cosa era già interessante, chiaramente sto sintetizzando molto, però l'appetito viene andando e il Ministero ha cominciato a dire: ma perché non mettiamo un compilatore che semplifichi la vita ai comuni e consenta di fare il regolamento edilizio sulla base del regolamento edilizio tipo che ha fatto la regione? E abbiamo fatto anche questo, vedete qui, redigi il tuo regolamento, chiaramente questa cosa è riservata ai tecnici comunali nel momento in cui vanno a redigere il regolamento. Loro riceveranno dalla regione, che ha già avuto tutte le password per i comuni, a questo punto il comune può accedere. Scusate, ma ho perso la cosa, vabbè, la faccio breve per semplificare, però con questa piattaforma che cosa succede? La regione inserisce il suo regolamento edilizio tipo. Inserito il regolamento edilizio tipo, il comune può semplicemente cliccando sull'articolo accettarlo così com'è e quell'articolo viene trasposto nel regolamento edilizio comunale, oppure modificarlo a suo piacimento nella parte che è modificabile chiaramente. Però qualsiasi articolo viene modificato va sotto monitoraggio. E voi sapete che nella Regione Lazio un regolamento edilizio per essere definitivo deve passare sotto il vaglio e l'approvazione dell'ente provinciale o dell'area metropolitana nel nostro caso. Ecco, quindi questo qua semplifica la vita a chi deve verificare come quel regolamento edilizio sia fatto come si deve. L'ultima operazione che consente la piattaforma è il monitoraggio, ovvero sia la piattaforma mano a mano che vengono inseriti regolamenti edilizi dei vari comuni, considerate che in Italia abbiamo 8.500 comuni circa, mano a mano che vengono inseriti regolamenti edilizi, vengono monitorati dalla piattaforma, quindi noi possiamo sapere in tempo reale quanti comuni per esempio sono intervenuti sullo sportello unico per l'edilizia o su varie norme del regolamento edilizio. Se andiamo qui sopra, vi faccio vedere un po' come funziona, vediamo una matrice, vedete già su alcune cose, superficie territoriale, superficie fondiaria, indice di edificabilità territoriale, abbiamo i responsi delle varie regioni che sono intervenuti su questi articoli. Questo qua si aggiorna mano a mano che le regioni inseriscono le loro delibere. Ecco, questo per dire che se noi agiamo con quello che sta facendo oggi il Comune di Ariccia, perché questo passaggio col SIT è un passaggio fondamentale, ma l'evoluzione di questo sistema qual è? È quello che già ha fatto il Comune di Torino. Il Comune di Torino, in Torino Semplice, dà la possibilità, tu intervieni
sull'aerofotogrammetria del comune o anche sulla mappa catastale Google Maps, eccetera, individui il tuo fabbricato, clicchi sul tuo fabbricato e ti esce fuori la licenza edilizia, la concessione edilizia, la cosa che legittima quel fabbricato e il progetto del fabbricato. Poi puoi scendere di scala, addirittura puoi andare sulle singole unità immobiliari e vedere quante via, quante scia, quante scila sono state presentate al comune per quella singola unità immobiliare. Guardate, il lavoro è stato fatto, ha richiesto tempo, ha richiesto impegno, ma la semplificazione che si ha adottando questi strumenti è importantissima. Noi abbiamo qua l'architetto Manetti, io collaborai a suo tempo nella creazione del CITAS per il genio civile. Spingemmo molto per far sì che il genio civile informatizzasse le sue procedure ed è stato uno dei primi genio civili in Italia ad avere il sistema informatico. Inizialmente ci sono state molte problematiche, molte resistenze da parte anche dei nostri, anche dei professionisti. Oggi noi abbiamo con OpenGen, come si chiama oggi l'evoluzione del CITAS, la possibilità che una volta protocollata la pratica, entro 24 ore tu sai se la pratica è andata a sorteggio oppure no. Il sorteggio è telematico, quindi viene fatta una procedura informatizzata, e se la pratica non è andata a sorteggio, tu il giorno stesso cominci i lavori. Guardate, questo qua è utopia in quasi tutte le regioni italiane. Ma la cosa che più ci ha sorpreso è una cosa che ci disse l'assessore regionale all'epoca, sia nel primo anno che il CITAS entrò al regime definitivo, ossia che non si poteva più consegnare il cartaceo, l'assessore ci disse che la regione aveva risparmiato 8 milioni di euro. Ecco, l'informatica da questo, dà certezze del diritto per chi lavora, certezza nei tempi, sussidio a un rapporto più corretto tra professionisti e amministrazione, ma soprattutto fa risparmiare soldi. E ripensiamo a quello che la burocrazia oggi ci costa in Italia, ovvero sia soltanto nel campo dell'edilizia 4,4 miliardi di euro l'anno. Grazie. Grazie, grazie a te, professore. Tutto quello che ci ha raccontato è estremamente, estremamente interessante. L'architetto Manetti ci deve lasciare perché deve rientrare su Roma. Se qualcuno volesse rivolgere qualche domanda all'architetto è il momento di farlo, altrimenti passiamo oltre l'architetto Scarponi che deve raccontare le possibilità di legittimazione di immobili abusivi. Posso fare una domanda all'architetto Manetti? Allora, nella legge sulla rigenerazione urbana del 2000 sarà introdotta una norma in cui si obbliga i comuni entro 3 anni a rivedere il proprio strumento urbanistico. Lei parlava giustamente che il comune di Aviccia, ad esempio, ha un piano urbanistico del 1975. Potremmo noi pensare a una norma regionale che vada in quella direzione? Dei vari procedimenti, tra cui ci sono anche procedimenti urbanistici, edilizi e quant'altro, autorizzazioni paesaggistiche, e quindi noi siamo molto orientati sulla semplificazione. Rispondo con una domanda, scherzo, non è una domanda. Allora, legge 38, sapete di quanto mi è, aveva un articolo che diceva che una volta approvati i piani provinciali,
quali piani provinciali non sono cogenti, sono piani di indirizzo, sono cogenti solo per la parte piccolistica. Entro i successivi 2 anni o 5 i comuni si sarebbero dovuti adeguare, altrimenti non potevano essere applicate nessun tipo di varianti. Sono stati approvati vari piani provinciali, l'ultimo è stato approvato da poco, era la provincia di Latina, per il resto sono stati approvati tutti, in particolare quello dell'area metropolitana che vi riguarda. Dopo la scadenza sia dei 2 anni che dei 5 praticamente non è stato adeguato un solo piano, uno. Allora, la Regione Lazio si è posto questa domanda, i suoi 378 comuni eccetera eccetera, sono tutti comuni che non funzionano e quindi questo significa blocchiamo completamente qualsiasi forma di sviluppo, di trasformazione del territorio, oppure diamo la possibilità ai comuni di adeguarsi fino almeno all'approvazione del PTPR, perché almeno così devono fare 2 strumenti. Allora, il problema è questo, ecco perché sto scherzando, rispondo a una domanda, è facile fare le leggi ed è facile fare le norme. Molto più difficile è capire se la norma che è stata fatta forse era sbagliata. Allora, se la Regione Lazio si trova su 378 comuni dove nessuno, cioè ripeto, non uno, due, tre, nessuno ha adeguato il piano paesista, il piano provinciale, probabilmente un motivo ci sarà. Forse questo motivo è nella carenza del personale, nella carenza delle risorse, non lo so, questa non è una risposta che posso dare io perché è politico ovviamente, però ci sarà almeno un comune virtuoso? Allora, probabilmente è stata la nostra. Cioè, la difficoltà non è farle le leggi, è farle bene e soprattutto capire se non vengono attuate. Io parlo poi di leggi, ovviamente non parlo di leggi basi, cioè è chiaro che la legge sull'omicidio non c'è proprio da discutere, è ovvio, io sto parlando in linea generale. Allora, probabilmente bisogna capire cosa. Quindi io penso, più che obbligare un comune all'adeguamento, forse bisognerebbe capire perché non lo fa. In questa ottica noi abbiamo preferito semplificare tutta una serie di normative, per cui ripeto, la delibera che è passata la settimana scorsa, che a mio avviso è una delibera molto dirompente, molto forte, andatevela a leggere, forse fa quasi paura, però c'è stato molto coraggio nel proporre la semplificazione, nel proporre anche supporto ai comuni, ma anche la ovviamente la responsabilità di alcune materie dei comuni, e quindi io penso che è meglio semplificare piuttosto che imporre, meglio dare finanziamenti, aiutare e supportare piuttosto che imporre. Poi è chiaro che, ripeto, ci sono dei principi fondamentali che non si possono violare. Allora, la legge sul codice urbano impone l'adeguamento di alcuni strumenti urbanistici, non per i tanti dopo gli anni casistici, ma quelli prima, entro 2 anni la Regione Lazio ha provato a mettere 3, ma semplicemente per aprire, diciamo, contenzioso scherzo, insomma, una discussione con il MIBAC per portarlo al tavolo, però quella è una legge nazionale, possiamo violare la Costituzione, quindi quell'imposizione rimane. Però ecco, secondo me più che imporre bisogna trovare delle misure per superare la problematica. Thank you.
Buonasera, sono Lorenzo Doglia, sono il direttore del Dipartimento di Economia di Unipe del Ciano, Università Popolare, che grazie alla liberalità del sindaco e anche del nostro assessore utilizza ogni tanto sporadicamente questo splendido palazzo. Volevo soltanto innanzitutto congratularmi, è stato molto interessante la piattaforma che l'architetto Pistoresi ci ha mostrato, ovviamente anche il sistema informativo territoriale che il Comune ha adottato, che è sembrato un'ottima iniziativa. In quanto ex direttore del servizio per l'attuazione dei piani per Roma Capitale di Giubileo degli anni 90, quindi ho potuto affrontare all'epoca le varie problematiche, tra cui la terza questione dell'accordo all'Ulaio, eccetera. Comunque volevo soltanto comunicare che il 30 novembre presso via Palazzo Chigi faremo un convegno sulla mobilità nell'ambito dei castelli romani, perché ovviamente con il input appunto dell'avvocato Tomasi. Non è dico ovviamente, sono problemi abbastanza annosi per la mobilità nella nostra zona, che io all'epoca provai anche a risolvere con lo scarso, con scarsa qualità. Quindi volevo invitare la nostra alta dirigente della regione e gli altri convenuti, se hanno un po' di tempo, ecco, 30 novembre abbiamo questo convegno. Ulteriori iniziative sono allo studio, tra cui il problema del convegno sulla via della Seta, che non soltanto cercherà di analizzare le ricadute di carattere economico che questa grandissima iniziativa, che prevede la bellezza di circa 10.000 miliardi di dollari da parte degli investimenti cinesi, ma ovviamente che comporta anche problemi di carattere urbanistico, di carattere infrastrutturale, che penso possano essere posti all'attenzione vostra. Io vi ringrazio. Se voi, non so, posso vedere
propone delle leggi in, in consiglio, possono essere modificate con degli emendamenti sia in, dalla giunta stessa che dai signori consiglieri, quindi cosa un po' giusta che i cittadini e gli elettori attraverso i propri esponenti politici, i comuni e quant'altro possono presentare delle innovazioni. Allora, la DGR si chiama è la numero 689 del 25 ottobre 2019. Sì, 789 del 25 ottobre 2019. È una proposta di legge che è stata adottata in punto e inviata in consiglio. Chiaramente adesso farà il leader, dovrà andare in commissione e poi in aula. Questa è la fase giusta appunto per fare. Sono state adatte
da altri liberi professionisti che ci hanno preceduto. È una mentalità tutta italiana, che spesso si cava anche da altri colleghi, di cercare a tutti i costi di portare avanti certi tipi di interventi. E che come vedremo negli appunti che ho cercato, non sono soltanto un tema ariccino, ma sono un tema italiano che va da Aosta fino a Pavino. Io, scusate, spero che vi darà utile questo. Mi spero che quando lo stesso programma passa da allora, riallacciandoci a quello che è il tema di una semplificazione, ripartiamo appunto dal discorso che ho appena introdotto, il rapporto dell'elemento umano. Che cos'è questo canale telematico che andremo a fare? Passa tutto per lo sportello unico, ma lo sportello unico significa quale è fatto di mezzi tecnologici, lo sarà in corso, sono in corso le configurazioni, anche lì ci avrà questo sportello. Non è il primo che deve aprire, della verificazione da un comune a un altro, rimane però fondamentale nell'approccio che condividevamo con l'assessorato, rimane fondamentale l'approccio dei rapporti con gli utenti. Abbiamo questo canale, deve passare tutto attraverso questo canale, poi però andiamo ad aprire che cosa? Procedure telematiche, però andiamo a aprire le pratiche pregresse e i problemi che hanno questi fabbricati pregressi. Se andiamo noi ad utilizzare lo strumento che avete visto prima, spingendo in una direzione piuttosto che in un'altra, forse facciamo più danni alla velocità delle pratiche. Perché? Perché abbiamo una situazione di pregresso dentro ogni fabbricato. Io sono sicuro che vi trovate anche voi in difficoltà quando con calma predisponete una sola pratica su un singolo fabbricato. Immaginate cosa significa quando noi ci arriviamo insieme 30 problemi con 30 pratiche sullo stesso tavolo. Cosa succede? Allora l'idea è stata quella di lanciare un tema di collaborazione con i professionisti, con i liberi professionisti, un po' quello che diceva Fabrizio. Il cadastro si è auto-implementato utilizzando i professionisti. Io penso che per mettere a posto fabbricati ai Castelli Romani che hanno tante zone vincolate, probabilmente bisogna fare uno sforzo di umiltà anche noi tecnici, bisogna ragionare anche un po' in termini giuridici e quindi utilizzare anche un po' i legali. Partiamo da quello che ci dice quindi il massimo organo, diciamo, in materia sotto il profilo del diritto amministrativo. Ho trovato interessante, ve la propongo, questa adunanza plenaria, ma proprio del 17 ottobre 2017, che vi leggo un passaggio e ci dice: non si tratta qui di negare l'evidente esigenza di un deciso contrasto al grave e diffuso fenomeno dell'abusivismo edilizio, che deve essere fronteggiato con strumenti efficaci e tempestivi, no? Poi prosegue, no? Però leggiamo pure un invito da parte importante, da parte di tutte le sezioni del Consiglio di Stato insieme, che invitano la pubblica amministrazione. Ci dice: occorre tuttavia responsabilizzare le amministrazioni all'adozione di un contegno chiaro e lineare, tendenzialmente fondato sullo scrupoloso esame delle pratiche di sanatoria o comunque di permesso di costruire già rilasciato, e sul diniego ex ante di istanze che si rivelino infondate, nonché sull'obbligo di serpare sempre, in caso, sempre ce l'ho aggiunto io, in caso di provvedimenti di sanatoria già rilasciati,
un atteggiamento basato sul generale principio di clare lodi. Ci parlano in latino, ci diventa a parlare chiaro da parte degli uffici di cui io faccio parte ormai da molti anni. Non si fa fatica, si anticipano le problematiche anche al professionista che magari si rivolge agli uffici. Quindi dobbiamo, secondo me, organizzarci con il SIT implementandolo, con la comunistica implementandola, rendendo quindi tutta una serie di approcci che spesso vengono agli uffici per cose che non ne vorrei parlare in futuro, qual è la destinazione urbanistica, qual è il piano che abbiamo già approvato, qual è il vincolo, peraltro è andata via dal direttore, ma invito tutti a utilizzare anche il sistema territoriale informativo che c'ha la Regione Lazio e che c'hanno altri enti sovraordinati. La Giunta, nell'approvare l'avvio di questa sperimentazione, ha dato anche indirizzo a noi uffici di collegarci a questi enti sovraordinati, non so se faremo attraverso dei link, attraverso opere e proprie interoperabilità della stessa nostra piattaforma, studieremo pure quella che è quella della rete delle professioni, sentiremo pure le proposte di magari chi fa più informatica che non sottoscritto. Io vorrei riaccendere sul tema dei rapporti che da anni ho con i colleghi, con i quali resto insieme, perché più problemi mi pongono, più problematiche dobbiamo andare a trovare una soluzione. E quindi seguiamo un momento le indicazioni della Corte, qui parlavamo della possibilità o meno di come si, questo io l'ho trovato interessante, è un caso veramente carino, ci sono dei fabbricati, viene acquistato e su più pratiche di concessioni edilizia in sanatoria rilasciate e successivi anni, cosa fa questo comune? Probabilmente saranno state dei contenziosi, apre l'analisi logica e arduoso di tutte queste piccole pratiche. Ovviamente esce di tutto e di più. Passa dentro Consiglio di Stato e viene rimesso all'adunanza plenaria ed è già passato anche il primo grado, il fatto che su almeno una, se non due, non vi dedico sul dettaglio, non vi invito ad andare a vedere questa sentenza, il comune chiude dicendo che non vi è più interesse a rilegittimare lo sviluppo urbanistico, ormai si è creata una condizione di affidamento da mantenere. Questa è una cosa che non si fa mai, quando si va diciamo ad istruire e a verificare il passato, vuoi perché il tecnico che ti presenta la pratica oggi non difende quello che l'ha predisposta in passato, non ultimo anche chi segue in ufficio non difende come non ha il senso di continuità di appartenenza all'ente, perché magari sono pratiche istruite 40 anni fa. E ho sentito passando con diverse amministrazioni sempre il solito commento: ma sapessi come cosa troviamo nei fascicoli vecchi? Sono i fascicoli che abbiamo. Questo però che cosa ci porta? Ci porta poi a questo. Andiamo a vedere, il censimento ci prova a farlo, le capienze. Intervista a tutti i comuni d'Italia, gli rispondono il 19% dei comuni d'Italia, solo su, pensate, 8.300 comuni d'Italia che ci sono, solo un'ottantina si degnano di negare la risposta ponendo le scuse più strane, pratiche, eccetera. E però quel 19% sono un campione solido, magari la doxa quando fa gli exit poll potesse intervistare, potesse avere il dato certo del 19% dei votanti, si basano sull'1% dei votanti per capire qual è il risultato che verrà. Quindi questo è un campione molto attendibile e se vediamo dalla campagna, dalla Valle d'Aosta, hanno tutti lo stesso problema, le ordinanze vengono emesse, per cui c'è da una parte pubblica amministrazione,
sicuramente solo l'ufficio tecnico, perché dall'altra stanno tutti seduti a dire cosa bisogna fare, c'è sicuramente soltanto l'ufficio tecnico che è andato sul posto, ha fatto una relazione, un'ordinanza. L'ordinanza sta là, perché poi si muove tutto il mondo dei legali, si muove il mondo a complicare, a tenere fermo il procedimento, perché altrimenti viene abbattuto il fabbricato. Questo o passa di proprietà. Nessuno però si preoccupa di quali possono essere i ravvedimenti operosi, di dare forme di legittimazione postuma, ovviamente facendo quello che va fatto, vuoi che sia una sanzione, vuoi che sia un parziale ripristino, vuoi che sia anche l'abbattimento, qualora sta in una situazione improponibile alla sanabilità. Questo per non sentirci più soli, vi faccio un esempio. La Valle d'Aosta, che è una, non è una regione, è una città con intorno una provincia, dal 2004 al 2018 ha comunque avuto 140 ordinanze emesse e c'ha lo stesso fenomeno che c'è in Campania, in Sicilia, nel Lazio, ai Castelli Romani. Ne riesce ad abbattere di fabbricati solo 42. E poi il dire che le ordinanze sono eseguite, nel rapporto di Legambiente troviamo la parola abbattere, ma vi posso garantire per esperienza di lavoro che molto spesso le ordinanze vengono eseguite con la collaborazione del cittadino, il quale sicuramente alcune cose le ripristina, altre paga la sanzione e l'ordinanza si dà per eseguita. Allora cerchiamo di capire quali sono le finestre ancora aperte. Questo modo. Tanto cominciamo a parlare, che a me è capitato proprio qui ad Ariccia di fare un paio di queste situazioni, ma non mi capita mai di sentire parlare di convalida. Si trovano molte irregolarità negli atti predisposti nel passato, licenze, nulla osta, che dir si voglia, comunque denominati. Se li abbiamo, sono veramente, ci si trova in grandissima difficoltà anche a capire qual è la parte approvata o non approvata. E lì è difficile, perché la convalida è prevista, è normale, tutto quanto, diciamo, ha una stretta per fare la sanatoria di un permesso, di una licenza fatta male. È un caso molto ristretto, deve essere molto chiaro qual è l'elemento che comunque non poteva che essere detto, che va sanato. Però si riescono intanto ad eliminare molti casi che mi sono capitati, di situazioni dove si parte da problematiche che rientrano poi nei casi di abusivismo, ma magari è possibile fare una convalida del titolo. Dopodiché abbiamo aperto questo caso della convalida non più soltanto nella 241, ma ce n'è un invito esplicito nel testo unico dell'edilizia e anche nella legge appena citata, regionale del Lazio, sulle sanzioni, sulla vigilanza edilizia. Quindi l'articolo in particolare è il 38 del DPR 180 e l'articolo 20 della legge regionale. Infatti l'articolo 38, descrivere l'annullamento e le conseguenze di un annullamento del permesso di costruire, ci invita, no? Qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in prestito. Questo secondo me dovrebbe essere il ragionamento da cui si deve partire per ogni pratica complicata, di quelle che molto spesso si aprono relative al passato. Questi 3-4, capire cosa si può convalidare e quindi rimuovere il vizio, capire qual è la restituzione in prestito che si può fare o la sanzione che si può pagare, per ultimo passare poi. In questo caso sta parlando dell'annullamento, però se si parla addirittura nell'annullamento di tenere conto in ultima, prima di annullare, un titolo illegittimamente rilasciato.
rilasciato, perché solo un titolo illegittimo si può fare l'annullamento, è chiaro che già. E la stessa cosa ce la dice la legge di Lazio. In caso di permesso di costruire e annullare un ufficio, eccetera, no, in via giurisdizionale si applica, potremmo leggere la legge regionale, quindi si deve fare passo. Dopodiché, la 4785, che era stata altro che il testo di giustizia, una legge ben congegnata, che aveva tutta una coerenza logica dentro. Vi ricordate, io ho cominciato a lavorare, che i vecchi parlavano dell'articolo 13, non so se ve lo ricordate, che oggi tutti parlano dell'articolo 36, non hanno inventato nulla. È la sanatoria ordinaria, l'hanno solo resa molto difficile e più costosa, però è nata all'epoca. Oggi quali sono le possibilità di sanatorie ordinarie? A partire dalla CIL in sanatoria, a partire dalla CIL in sanatoria, sono preso degli appunti, ma si è fatto tardi, non vi voglio deviare, ma sono tutte corrispondentemente, salvo la CIL sanatoria, ma insomma la CIL sanatoria e giù di lì poi il permesso di costruire in sanatoria o la CIL in sanatoria, seguono di pari passo la norma cornice nazionale e quella regionale. Quindi sono delle finestre sempre aperte. Mi dispiace che il direttore è andato via, probabilmente qui avremmo aperto una serie di domande in più rispetto a quelle che ha chiesto l'ingegnere Lazaro, e cioè se si valutava da parte della Regione Lazio che c'è stato un fortissimo abbassamento dei valori immobiliari, che probabilmente il sistema sanzionatorio noi dobbiamo solo che recepirlo, ma dobbiamo partire dal presupposto che oggi conviene di più fare dei parziali di cristini e pagare la sanzione soltanto laddove non è misurabile in termini di metri quadrati o di volume. Pertanto vedo molti parziali di cristini proposti proprio per sfuggire a, diciamo, all'individuazione di superfici o volumi in più. Però d'altronde, rispetto a un catasto che era molto indietro su tanti dati, oggi noi abbiamo il sistema dell'OMI che rileva le vendite, le ha rilevate, c'è una tracciabilità dei flussi finanziari per cui i valori dichiarati sono molto più vicini alla realtà. In sostanza, quando sembrava una butarda, si parlava metti il doppio del valore venale, eccetera, finché stavamo con i vecchi valori catastali, oggi con i valori che escono fuori dall'OMI probabilmente corrisponde a dire non esiste più sanatoria ordinaria per facciamo di cristino, a meno che insomma passiamo oltre. Ricordiamoci che esiste sempre la sanzione pecuniaria che equivalente al permesso di costruire, quindi le possibilità sono tantissime, ovviamente sempre pari pari nell'articolo 38 del testo dell'edilizia e nella legge 15, che insomma sono sempre valori molto alti, però mi è capitato di applicarli, peraltro mi sa forse pure qui nel territorio, dipende sempre dall'altra parte qual è l'interesse da parte del richiedente. Poi c'è la sanatoria legale, che è sempre una finestra aperta, ovvero l'accertamento della non demolibilità, no? E la sua sostituzione con una sanzione. Era l'articolo 12 della 4785, poi i copioni che hanno fatto il DPR 380, che non è stata una grande invenzione, è stata la messa insieme di norme preesistenti, hanno fatto l'articolo 34 e la Regione Lazio ha probabilmente aumentato, non ho fatto questo raffronto, ma sicuramente con la legge 15 la sanzione è diventata molto più alta, però ancora si riesce ad applicare. Dopodiché vorrei ricordare ai colleghi che abbiamo le tipologie di sanatorie straordinarie ancora in piedi su cui lavorare, che però avevano dei tempi, il primo, il secondo, il terzo condono, che sono tutti trascorsi, ma all'interno ci sono delle finestre sempre aperte e questo spesso ci si dimentica.
Per esempio, sul primo condono, la 4785, era ben fatta, aveva previsto tre casi, però uno non l'ho mai capito e non l'ho mai applicato. Sicuramente aveva previsto il caso dei fabbricanti o dei beni provenienti dalle esecuzioni immobiliari e lo applicano in tutta Italia. Il caso pure di beni che fossero incappati in nullità, inefficacia o decadenza del titolo con cui sono stati costruiti. Questo tutti lo leggono, nessuno capisce che parla dei castelli romani e di tutta Italia. Perché probabilmente non mi sarà mai capitato, ma girando più comuni di questa fascia, che sono tutti vincolati, dagli anni 50 in poi, dopo i decreti di vincolo, ci sono tutti i titoli inefficaci che sono stati rilasciati. E quindi, secondo me, finché c'è questa finestra aperta, considerando il costo molto basso del primo condono, forse i tecnici, più che discutere su come hanno lavorato a tempo, sull'ingiustizia dell'impossibilità di sanare questo titolo edilizio, forse è bene provarsi a fare due conti di quanto costerebbe solo il danno ambientale su quelle licenze. Considerato che sul primo condono è molto semplice ottenere in una osta paesistico, non c'è problema del parco, giù di lì, e forse risolveremo qualche altro problema. Io invito soprattutto su quello che è successo ad Amatrice, no? Dove per esperienza anche personale è andato a vedere un fabbricato, peraltro una bellissima Scarpagnano, per un amico che doveva comprarlo, e quindi so come venivano distribuiti, non mi importa se qualcuno mi penserà adesso di non essere rispettoso dei modi, ma io so come venivano distribuiti dentro quell'ufficio tecnico i permessi di costruire. E quindi invito tutti quanti a tenere conto, anche qualora si trattasse di sanatorie, sia ordinarie che straordinarie, e ci sono tutti i mezzi per ragionare anche e mettere a posto sotto il profilo di normativa sismica. E noi abbiamo il dovere come tecnici di ricordare ai proprietari di non risparmiare sotto quell'aspetto, andando a cercare nell'albo dei certificatori economici il certificato di protezione sismica di comodo, ma valutando attentamente se non è necessario, perché la legge lo prevedeva, lo prevede ed è facile farlo e consente di aggiustare tante cose. L'articolo 35 è il completamento, chiaro, doveva essere solo per motivi strutturali. So benissimo che questo lo utilizzate spesso prima di presentarvi le pratiche complete di sanatoria, forse c'è qualche altro completamento che viene fatto, però se non altro abbiamo il fabbricato idoneo sismicamente. Dunque poi, vabbè, se volete per così, per curiosità, intanto sono sicuro che tutti fuggiranno da questa pubblicazione, la finestra aperta sui fabbricati che hanno una licenza, per esempio, inefficace, ho costruito, non avevo concetto civile, oppure non avevo quello che l'articolo 7 della 1497 del 1939 chiamava nulla osta sovrintendizio. Non sono andato a concetto civile, o non sono andato in sovrintendenza, ho costruito comunque, la licenza ce l'avevo, si chiamava così nulla osta edilizio. Se ne accorge che viene fuori oggi il problema perché qualcuno mi scrive, ho 120 giorni ai sensi dell'articolo 35, comma 2 del primo condono, per presentare la domanda ora per allora come si fa nelle esecuzioni immobiliari. Qualcuno quando feci la prima pratica di questo tipo mi telefonò anche da comuni di Cignoli per dirmi se ero sicuro. E quindi vi dico che esiste giurisprudenza consolidata, c'è una sentenza di Consiglio di Stato vecchia datata del 2001, perché comunque il dubbio dell'applicabilità di questo articolo non è solo, e che ci dice questa sentenza, la sezione era la quinta, la sentenza del 2001, in base all'articolo 31, primo comma, le
legge 28 febbraio 1985, numero 47, sono legittimati a conseguire la concessione edilizia in sanatoria, tra parentesi, condono edilizio, i titolari di una concessione annullata, decaduta o divenuta inefficace successivamente all'entrata in vigore. Perché costoro ne facciano richiesta, purché costoro, scusate, ma ci vedo poco, purché costoro ne facciano richiesta entro 120 giorni, vado a memoria, perché tanto gli occhiali. Qui. E quando si dice che il Consiglio parla chiaro, è perché il sottoscritto si è fatto supportare all'epoca da un legale per cercare la sentenza. Perché a noi tecnici riesce difficile a volte anche solo trovare le sentenze, a ognuno il mestiere suo. Notate bene che lo Stato ci ha anche sollecitato l'utilizzo di questo articolo, perché forse è sfuggito in più che esiste una famosa circolare esplicativa sull'utilizzo del condono, che è la famosa 2241 UL del Ministero dei Lavori Pubblici, addirittura da data 17 giugno 1995, anche questa me la porta ad un altro legale, perché noi tecnici l'abbiamo guardata mille volte quella circolare, ma non ci siamo mai accorti che c'è scritto che il secondo comma dell'articolo 35 della legge 4785 prevede la possibilità di presentare la domanda entro un termine diverso da quello generale. Qui proprio ce lo spiega il Ministero in modo chiaro, lo possiamo capire pure noi tecnici, non siamo avvocati, qualora il titolo a costruire relativamente alle opere ultimate entro il 31 dicembre 1993, che stavamo ai tempi del secondo condono, quindi vale anche per il secondo condono, e quindi per quei fabbricati, i cui illeciti non fossero dentro i tempi del primo condono, ma quindi vale fino al 31 dicembre 1993. Venga annullato, ovvero dichiarato decaduto o inefficace, successivamente all'entrata in vigore, qui parla del decreto legge, il primo con cui è entrata la 724, in tal caso è assegnato all'interessato un termine di 120 giorni, a partire dalla data di notifica del provvedimento per presentare la domanda, anche in deroga ai limiti volumetrici, perché ricordatevi che il secondo condono c'è anche dei limiti volumetrici, lo Stato ci ha detto no. Qualora ci avete qualche problema di inefficacia o di annullamento del titolo edilizio, non andate all'ufficio tecnico a discutere con chi dall'altra parte, lo sportello dell'edilizia, vi sta dicendo guarda che questo titolo ci manca il nulla osta paesistico o il nulla osta di genio civile, ma prendete, ragionate quanto costa e valutate se non è più utile utilizzare la finestra aperta e presentare anche un secondo condono, perché si va anche fuori dei limiti volumetrici. Peraltro vi dico che è aperta, mi sembra anche sul terzo condono, mi fu presentata una richiesta che dovetti non accogliere per una grande struttura commerciale, perché c'è una sentenza di Consiglio di Stato su una grande struttura commerciale del Casertano, la famosa sentenza sull'Iperilon, che è quella che praticamente ci spiega molto bene come si applica l'articolo 35 comma 2, sia che sia sul primo, sul secondo e sul terzo condono. Sul primo e sul secondo non ci sono i limiti volumetrici, sul terzo condono è quasi impossibile applicarlo l'articolo 35 comma 2. Vabbè, poi avevo preparato per voi sempre come spunto di ragionamenti che spero che porteremo avanti con il futuro, di sottolinearvi come anche sul secondo condono, no? Ci sono gli articoli che spiegano con precisione della 724, il comma 17, il comma 19, come si fa l'adeguamento sismico, come si fa, come si mette a posto anche il titolo annullato. Quindi invito tutti quanti, ma poi c'è il terzo condono di cui sento vagheggiare l'inapplicabilità delle nostre parti, ma insomma probabilmente va letto un po' meglio la 36. Innanzitutto la 36 è applicabile sugli abusi cosiddetti.
minori. Poi comunque bisogna consultare la banca dati regionale dei pareri. Sono pubblicati, spiegano bene che anche la 36, con l'attenzione di non presentare agli uffici tecnici la solita discussione di voler sanare un'opera che contemporaneamente ha magari un cambio d'uso perché utilizzo l'interno, no? E contemporaneamente ho aperto la finestra perché quella non è insanabile, ma se volete è sanabilissima qualora non ci sono più le opere di modifica dell'aspetto esteriore. Eccolo qui, il primo è questo, Comune di Roma, no? Che scrive, si intitola condonabilità ex legge 326 degli abusi consistenti in mutamenti di destinazione d'uso, no? Senza opere o con opere meramente interne in area vincolata, stiamo parlando di 326. Certo, qui significa che qualora c'è qualche parte di modifica esterna va destinata prima di, e realmente con tanto di ispezione e di verifica da parte della Polizia Municipale. Ci dice sempre la Regione Lazio, ma questo è uno dei tanti, in sostanza appuntamento di estensione d'uso realizzato senza pregiudizio dei valori paesaggistici, oggetto di protezione, perché effettuato senza opere o con opere meramente interne, non necessita di autorizzazione preventiva e pertanto non si pone alcun problema di sanatoria paesaggistica, non essendosi realizzato alcun abuso sotto l'aspetto paesaggistico. Insomma, io gli appunti me li ho messi qui, pensavo che ci avevamo più tempo per fare un ragionamento più tranquillo, più caldo. Però mi ero preparato pure per non farmi sentire più soli, un parere dell'ufficio legislativo del Ministero delle Attività Culturali e del Turismo, nota interna, ufficio legislativo centrale del Ministero del MIPAC, che scrive alla direzione generale e quindi al capo di gabinetto, eccetera, nel 2015 gli scrive, si riscontra la vostra nota, eccetera, con la quale codesta direzione generale ha chiesto a questo ufficio se si possa configurarsi una residuale di applicabilità dell'istituto dell'autorizzazione paesaggistica e sanatoria, in deroga al divieto sancito dall'articolo 46, comma 4 del codice di settore, in relazione ad alcune fattispecie particolari segnalate dagli uffici dipendenti verificatesi nel territorio di alcune regioni, tutta Italia, Calabria, Umbria, Puglia, Campania, Emilia Romagna. I casi rappresentati addirittura, ci spiega l'ufficio legislativo, ma questi sono quelli che i comuni hanno scritto perché non riuscivano più a contenere la cosa, ci raccoglie per tipologie, e non è in grado di rispondere per ogni, per queste situazioni sono più grandi. Interventi edilizi assentiti da alcuni comuni con il solo titolo edilizio, omettendo di chiedere l'autorizzazione paesaggistica. E però in situazioni in cui non esisteva alcuna incertezza oggettiva circa la sussistenza del vincolo paesaggistico. Mi ricorda qualcosa che ho già visto ai Castelli. È molto diffusa questa cosa, ovviamente. Poi ci sono i comuni che hanno scritto perché hanno trovato immobili condonati in zone vincolate senza nulla osta paesaggistici, altri comuni che hanno scritto per opere condonate, però qui sull'erroneo presupposto che era caducato il vincolo paesaggistico. Poi ci sono gli interventi oggetto di sanatoria o condono senza l'autorizzazione paesaggistica sul presupposto della è sufficiente la realizzazione dell'opera prima dell'apposizione del vincolo. E giù di lì, insomma, vi potrei dire, ovviamente, cosa fa l'ufficio legislativo del Ministero? Spiega il capo del gabinetto del Ministro, nel 2015, questo è recente, che sostanzialmente ci sono tre tipologie.
quelli realizzati prima dell'entrata in vigore del codice Urbani, chiamiamolo con nome e cognome, in particolare il primo correttivo che fece, che quel governo ci tolse la possibilità dell'autorizzazione sanatoria postuma. Ce la tolse perché introdusse il 146 con l'aggravamento della sanzione, che non era più il pagamento del danno ambientale, ma era la preventiva demolizione e poi ricostruzione dello stesso immobile. Io, che sono giovanissimo, però comunque neanche molto vecchio, ricordo di aver lavorato su alcuni articoli 13 passati, approvati, ed essere stato chiamato dalle sovrintendenze dicendo: guarda, è partita la porta, sbrigati a portare tutto in commissione edilizia, perché dopo settembre del 2004 non se ne parla più. Per quelli l'ufficio legislativo centrale, se volete lo potete leggere, è il parere MIPAC 3815 del 2015, ma è pubblicato, non è che ho fatto tanta fatica a trovarlo, dice il decreto 157 del 2006, che è il primo correttivo del codice urbani, ha reso operativo il divieto di sanatoria postuma, no? Ma anche per i fabbricati costruiti prima di quel decreto. Cosa ci spiega? Questo lo spiega la sovrintendenza, o meglio il Ministero dei Beni Culturali. Leggendo, e sarebbe meglio chiedere pareri, eccolo qui. Per il primo caso, come si dirà periodicamente in proseguo, la perdurante dubbiezza, pur nel quadro generale del principio di certezza delle regole, della questione della applicabilità ai livelli amministrativi ripristinatori, particolarmente afflittivi, del regime penale, della irretroattività, riferibili alle sanzioni amministrative in senso stretto proprio, non sembra consentire allo Stato una risposta risolutiva e suggerire o impone la proposizione di un apposito quesito al Consiglio di Stato. Tradotto, io che sono tecnico non l'ho capito, me lo sono fatto spiegare da un legale. Cosa succede? Noi prima istruivamo queste pratiche, lavoravamo come autorizzazione paesaggistica postuma e si pagava il danno ambientale. Da settembre 2004 in poi, può essere anche un fabbricato che sta a fianco a quello lì, può essere il fratello di quello che ha ottenuto la sanatoria, quello ha un altro destino, l'abbattimento, non il danno ambientale. Allora, un fabbricato che ha le stesse caratteristiche e quindi un proprietario che ha infratto la stessa normativa penale, diciamo, in Italia non è possibile a posteriori aggravare la pena. Se io compio un reato penale, non è che durante il processo venga a scoprire che hanno aggravato io, come faranno probabilmente tanti, giudicano pure un po' cosa mi succederà se non faccio quel reato. Non può diventare l'abbattimento del fabbricato, no? Di questo ne sono cosciente e si va avanti. Ma conclude quello che è interessante dicendo: proponiamolo al Consiglio di Stato. Perché? Perché è suffragato dalla giurisprudenza di Consiglio di Stato, quello che vi dicevo prima. MIPAC ricorda che resta peraltro nero che anteriormente all'entrata in vigore di questo codice, il 42 del 2004, a partire dall'anno 2000, con le pronunce del Consiglio di Stato rese in sede giurisdizionale, no? E qui cita i numeri, non li voglio annullare, del 2000, e poi quella addirittura plenaria del 4 aprile e dell'11 aprile 2002, e poi dopo ce n'è stata un'altra nel 2003. Si era ormai stabilizzata la tesi del potere dell'amministrazione di rilasciare ex post l'autorizzazione paesaggistica, sicché l'espresso divieto, innovativamente introdotto per la prima volta con la norma del codice del 2004, entrata in vigore nel 2006, ma vi posso garantire che già a settembre 2004 la sovrintendenza
Presidenza ci chiese, io avevo lavorato a Bari, di non inviare più articoli critici, perché loro già sulla versione originale ritenevano e bocciavano. Non avrebbe dovuto riguardare anche la fattispecie verificatasi antecedentemente all'operatività del divieto stesso, che includeva la possibilità di valutare in via postuma la compatibilità paesaggistica dell'intervento dopo la sua realizzazione e di sanare l'abuso col pagamento di una sola sanzione pecuniaria, che derivava dall'applicazione dell'articolo 15 della 1497 del 39, il danno ambientale. Comunque, dovremmo andare avanti all'infinito. Io chiudo qui, questi sono i temi. Ci sono delle finestre ancora aperte di ordinaria riapertura dei termini all'interno pure del primo e del secondo condono. Ci sono altre finestre sempre aperte pure perché è scomodo dell'edilizia, con ragionamento che non si può pretendere una soluzione da parte degli uffici tecnici. Gli uffici tecnici possono solo trovare la strada di applicarla alla norma, perché non la facciamo noi. E per cui valutiamo insieme quello che costa, ma se noi vogliamo ridurre quel numero di ordinanze pregresse, se noi vogliamo ridurre quel numero di abusi che sono pendenti, noi dobbiamo mettere in condizioni voi, i vostri clienti, i vostri regoli tecnici, noi i cittadini che ci pagano lo stipendio, no? di fare un ravvedimento operoso, di mettersi a posto, costi quello che costi, se si deve riaprire una domanda di condono, d'altronde, piuttosto che provare ad andare in banca e sentirsi dire che tanto non c'è mutuo che viene rilasciato e quindi il fabbricato è invendibile, probabilmente forse si può pensare di andare dall'ennesimo legale che gli trova una strategia per la prescrizione, per questo, per quello. Ma tanto la prescrizione, basta andare a Bellini, molti di quei fabbricati di cui ci è stato chiesto di eseguire l'acquisizione del patrimonio comunale, di cui sono stati riaperti tutta una serie di contenziosi per rallentare questo processo, avevano ottenuto la prescrizione che aveva fatto e pensava di stare a posto, e come fulmine a ciel sereno si è accorto che l'illegale gli aveva fatto ottenere una prescrizione sul reato di tipo personale, ma concludeva il processo dicendo il reato è prescritto, si va da demolizione. Quindi molte di quelle sentenze sono così e noi ci sono state notificate perché non abbiamo partecipato a quelle ispezioni, non le abbiamo neanche emesse, ma magari io stavo a corda ferrata, qui c'era qualcun altro, eccetera, e a un certo punto la procura ci ha scritto, perché il problema è quello che abbiamo visto su quell'analisi che ha fatto le cantiere. Bisogna che noi tecnici dell'edilizia, magari invocando l'aiuto pure di legali, magari cercando di ragionare con i cittadini, è meglio legittimarli oggi. In medicina si dice che quando uno ha una brutta infezione, prima che vada in cartrena tutto, si taglia anche un atto, no? Questo è tutti i libri di romanzi, non so meglio, però è una figura atroce. Quindi è meglio togliere una gamba insanabile, o che è successiva a quelle finestre sempre aperte, piuttosto che perdere l'intero fabbricato. Ora, ovviamente sto qui, potrei non aver capito niente di quegli articoli, a disposizione per un dibattito, per studiarci da andare avanti. Grazie a tutti, lo Scaffolini. Adesso, naturalmente, se qualcuno di voi vuole intervenire, anche questioni per il nostro ente, possiamo aprire il dibattito quando qualcuno voglia intervenire. Stefano Asa, ho bisogno che tu venga a recuperare il microfono. Visto che Luca ha aperto una bella porta sul tema della sanabilità degli immobili, vorrei aprire un piccolo pezzo. Nel senso che c'è
una questione legata all'agibilità, cioè molto spesso in immobili di una certa datazione veniva rilasciata l'agibilità che già nell'atto stesso riportava una difformità rispetto all'edificio. Ora c'è un parere della Regione Lazio che ci dice che l'agibilità e il titolo edilizio sono due cose completamente diverse. Però ciò non considera un tema molto importante, cioè che nel frattempo il privato su questo titolo, su questo provvedimento, ci ha fondato ragioni di sicurezza e quindi un legittimo affidamento. Allora la mia domanda è questa: se utilizzare la tematica del legittimo affidamento del privato possa in qualche modo consentire al provvedimento di agibilità di rendere legale, di sistemare situazioni così risalenti nel tempo. Questa tematica qui è una tematica abbastanza complessa da fare, quella dell'agibilità, nel senso che normalmente a suo tempo le verifiche di agibilità dovevano essere fatte insieme dal tecnico dell'ufficio edilizio e dal sanitario, perché si doveva verificare la salubrità dell'immobile, la scivolatura dei muri e quant'altro, e poi vedere il titolo edilizio se era corrispondente a quello che era stato realizzato. Allora, molto spesso la verifica veniva fatta soltanto dal sanitario, soltanto da cose, e quelle sono agibilità o abitabilità, ma quelle fatte insieme, e specialmente se a fronte di una modifica del progetto approvato, il tecnico comunale rileva che quella modifica non impatta sulla normativa, quindi la ritiene una variante non essenziale, a quel punto quella agibilità supera il titolo edilizio. Questo è già stato detto in parte maniera. Però io vi dico, adesso nella discussione del testo unico per l'edilizia che si sta facendo, e guardate che sta in una fase abbastanza avanzata, se volete possiamo fare e organizzare un ulteriore convegno in cui vi spiego dove sta andando la nuova normativa. Allora, per quanto riguarda l'accertamento di conformità, si sta superando il concetto della doppia conformità, perché non ha assolutamente senso che io debba demolire un immobile che domani mattina potrei ricostruire tale quale perché la normativa vigente me lo consente. Non me lo consentiva la normativa da allora. Ma allora, questo fatto già era stato proposto nella legge di ricepimento del testo unico per l'edilizia della Sicilia, la legge 16 del 2016. La Sicilia proponeva la sola legittimità alla normativa esistente. Quella norma fu bocciata dalla Consulta perché dissero che una regione non poteva intervenire su una norma di competenza statale, quindi deve farlo il testo unico per l'edilizia, e si farà in questo senso. Tra parentesi, viene rimodulata totalmente il discorso delle sanzioni, perché come diceva Scarpolini tante volte, le sanzioni sono così alte che superano il fatto di dire demolisco l'accuso e arrivederci. Invece, se si rimodula, bisogna vedere il periodo in cui è stato fatto quell'accuso, bisogna capire un po', e si sta rifacendo tutto questo, ma bisogna partire da un tema fondamentale in Italia. Noi abbiamo un patrimonio edilizio che nella sua maggior parte è iniziato da piccoli abusi, non da abusi sostanziali, perché poi se uno ha fatto totalmente la casa abusiva, per quello è un altro tipo di discorso, ci sono stati tre condoni, avrebbe potuto regolarizzarla, è un altro tipo di discorso. Ma noi andiamo a che fare quasi sempre con piccoli abusi, con piccole modifiche che sono state fatte, anche in funzione di legge. Voi vi ricorderete quando Berlusconi in televisione diceva: padroni a casa vostra, fate dentro casa vostra quello che vi pare. Poi questo è stato smentito per legge. Allora, oggi bisogna ritornare su quel concetto, perché se noi vogliamo veramente
far sì che il nostro patrimonio edilizio possa essere rigenerato, noi dobbiamo rendere quegli piccoli abusi sanati. Su questo ci si sta lavorando, io vi do un dato su tutti. Ad agosto sono stato nominato nel comitato scientifico del commissario di governo sulla ricostruzione. Su 70.000 pratiche attese per piccoli abusi, quindi parliamo dello spostamento della finestra, dello spostamento della porta, su fabbricati hanno avuto lievi lesioni, quindi potrebbero avere. Ci sono i fondi. 70.000 pratiche che sono state fatte con le schede AIDES, che forse voi conoscete, praticamente su 70.000 opere che si potrebbero realizzare domani mattina, totalmente incentivate dallo Stato, a 3 anni di distanza, sapete quante pratiche sono state consegnate? Di 70.000 soltanto 7.000. E sapete di queste 7.000 pratiche che sono state consegnate, quante sono state date dai comuni, quante sono state approvate dai comuni? Neanche 3.000. Allora questo fa capire che se non si interviene in maniera sistematica, questo qua tutto perché quei fabbricanti hanno dei piccoli abusi, hanno delle piccole varianti che non consentono al fabbricato di poter mettere la pratica in inizio. Allora, noi abbiamo un paese da ricostruire in quelle zone, no? Abbiamo cratere, 4 regioni interessate e paesi interi da ricostruire. E questa ricostruzione non parte perché la burocrazia, la cosa non consente di farlo. Allora, noi dobbiamo lavorarci seriamente su questo fatto, capire dove effettivamente è necessaria la demolizione, perché l'abuso è talmente grave che impatta sul territorio, e dove invece sanare dei piccoli abusi consentirebbe di rigenerare fabbricati che stanno all'interno del centro storico e per colpa di queste cose oggi stanno deperendo e stanno creando problemi anche di sicurezza pubblica. Non so se si è soddisfatto. Scarponi si è tutta la strada. Renzi. Naturalmente voglio ringraziare l'amministrazione, collega, il nostro consigliere nazionale Fabrizio Pistoresi e Luca per gli spunti, anche Scarpolini, Gabriele Scarpolini per gli spunti che ci ha dato. Sicuramente sono tutti temi andrebbero approfonditi, quindi prendo la palla al balzo sull'invito che ci ha fatto il consigliere Pistoresi per organizzare eventualmente un incontro sulle modifiche del PPR dell'80. Su questo specifico argomento mi è pervenuta voce che il nuovo DPR dell'80 sta cancellando tutto ciò che riguardava le barriere architettoniche. Adesso non so se è una falsa voce o è stata una semplice dimenticanza che in qualche modo verrà presto, insomma, ripristinato, perché naturalmente sulle barriere architettoniche c'è tanto ancora da lavorare proprio a livello di coscienza di cosa è una barriera architettonica. Per quello invece che riguarda SIT è stato presentato, noi come ordine siamo presenti sul territorio anche con l'ex decentramento, voluto anche da Pistoresi all'epoca quando era consigliere dell'Ordine di Roma, quindi se i colleghi invece di eventualmente mandare delle osservazioni direttamente al Comune si vogliono riferire al decentramento, noi saremo lieti di fare una cerchia o se ci sono delle anomalie simili, qua di presentarle congiuntamente. Grazie. Grazie. Allora, le norme sulle barriere architettoniche, tanto non sono state toccate, era soltanto che il testo che era stato fatto girare, siccome riguardava gli articoli che si stavano modificando, non riportavano quelle, ma quelle norme c'erano. Anzi, anche quelle norme secondo me dovrebbero essere incrementate. Adesso è stato creato un gruppo operativo nel Consiglio nazionale che sta curando Bisamutti, che lavora poi con l'osservatorio, e il professor Pescolo ha già dato una serie di indicazioni che noi porteremo sul tavolo per le barriere architettoniche. Quindi quello è un tema importantissimo che sarà argomento anche di miglioramento del testo unico per le edilizie. Poi ripeto, sarebbe
interessante, considerate che i tempi sono molto stretti, perché il ministro ci ha chiesto di consegnare il testo entro dicembre, quindi entro fine dicembre il nuovo testo unico per le costruzioni, come si chiamerà, comincerà il suo iter legislativo, che sarà anche un iter abbastanza breve. Quindi si prevede che entro la primavera del prossimo anno noi avremo un nuovo testo unico per l'edilizia, e finalmente sarà un testo unico in cui le professioni hanno lavorato direttamente sull'impianto del testo. Quindi auspichiamo che sia un testo unico che vada nella direzione della semplificazione, ma soprattutto che consenta di lavorare sulla rigenerazione urbana, perché se noi riusciamo adeguatamente a lavorare sulla rigenerazione urbana, noi non avremo necessità di consumare nuovo suolo, perché oggi noi andiamo a consumare sul nuovo suolo, perché? Perché è molto più facile realizzare un fabbricato nuovo, cioè un certificato di destinazione urbanistica, so quello che posso e quello che non posso fare, lo realizzo, sono sicuro delle spese, sono sicuro, che non andare a intervenire sul fabbricato esistente. Oggi su questo ci sono incentivi dello Stato importanti, fino alla ristrutturazione, fino all'85% delle spese, adesso è uscito quello sulle facciate, fino al 90% delle spese, abbiamo l'adeguamento sismico che nessuno in questo momento sta facendo, ma che è una risorsa importantissima per i nostri fabbricati che stanno in zona sismica. Se noi veramente, come ha detto l'architetto Marini prima, lavoriamo tutti insieme, cominciamo invece di stare a studio a lamentarci che le norme non ci aiutano, cominciare a provare a cambiare queste norme, forse domani avremo una generazione di tecnici che invece di stare ad arrabbattarsi sulle carte o capire come può adottare un articolo invece che un altro, probabilmente si concentra sul progetto e fa una qualità dell'architettura molto migliore di quella che abbiamo visto negli ultimi 20 anni in funzione delle normative, perché guardate che i nostri tecnici sono bravissimi, fanno dei progetti meravigliosi dove possono farli, perché come vanno all'estero fanno progetti incredibili, noi lo vediamo nei concorsi di architettura, ci sono dei giovani che fanno dei progetti meravigliosi, solo che non vengono messi dalla normativa in condizione di lavorare, e quindi noi abbiamo, invece di architettura, abbiamo edilizia di bassa qualità. Gli ultimi 20 anni sono stati contraddistinti da questo. Noi dobbiamo riportare l'architettura e il progetto al centro della nostra azione di professionisti, ma per tutti, sia parlo di ingegneri, parlo di architetti, parlo di geometri, parlo delle cose, e dobbiamo lavorare insieme, dobbiamo cominciare ad acquisire la capacità di lavorare in studi in cui c'è il geologo, c'è il geometra, c'è l'architetto, c'è l'ingegnere, perché con questo noi riusciremo ad essere competitivi. Invece la normativa ultima, quella sulla flat tax praticamente, e sul fatto che ormai si va che fino a 65.000 euro, qua il 15% di tassazione non paghi l'IVA, questo qua sta comportando il fatto che tutte le società tra professionisti, studi associati, si stanno sciogliendo, perché avere quella condizione è assolutamente favorevole rispetto alla condizione di chi paga anche il 60% di tasse sugli introiti che fa. Una riflessione che mi viene da quello che dice l'architetto, e poi scusa, ma un buon controllo tecnico da fare. E non per sottrarre la risposta, la difficoltà di intervenire sull'esistente è stata molto forte, l'abbiamo vissuto all'epoca storico a Corta Ferrata, pratiche. Quando è uscito il piano casa, nelle nostre zone, che sono zone vincolate, c'erano delle pratiche magari aperte di 36 oppure di 724, anche 4785, e c'era la necessità di valutare magari parziali o temperanze, no? Per capire se vabbè, taglio qui, taglio lì, ma dopo cosa posso fare col piano casa. E la difficoltà, mentre in edilizia noi approviamo
il progetto comprensivo di con tutte le fasi, comprensivo di ripristino e quello che è la fase finale, il ministero assolutamente si pronuncia in termini distinti e quindi lascia il tecnico sbalordito quando sta facendo un'operazione anche, diciamo, spesso di cambiamento operoso, perché si parla magari con gli eredi, si convincono a rinunciare magari alla stanza non sanabile per poi magari pagare quello che costava il piano casa all'epoca e ricostruire magari anche di più di una stanza, però pagare non già ce l'hanno, e sentirsi rispondere dalle sovrintendenze oggi non ti dico se approverò la versione finale, mi pronuncio soltanto sulla versione attuale dove tu devi adeguarti. Quindi in queste introduzioni, diciamo, modifiche normative, è chiedere l'espressione in un unico tempo, sia nella parte demolitoria, ripristinatoria o di pratica pregressa di condono, contemporanea a quella della rigenerazione stessa, cosa che non avviene con
possiamo chiudere, insomma. Io spero che l'architetto Scaccolini si sia reso conto che abbiamo aperto delle possibilità e quindi domani ci chiuderemo con tante altre nuove domande di condono. Tieni, architetto, venga presente che lei deve curare l'istruttore della rigenerazione urbana, che l'amministrazione vuole portare il più presto possibile in consiglio, quindi voglio dire, non si impegni più di tanto. No, questa è una battuta nostra, il nostro tema. Grazie a tutti per essere stati con noi così tanto tempo, perché insomma è stato un pomeriggio lungo, spero che sia stato interessante e abbia soddisfatto qualche curiosità. Sicuramente l'assessorato si preoccuperà sempre di organizzare ulteriori convegni che possano essere interessanti per le professioni, in generale per tutti i cittadini. Grazie a tutti.